Senta, noi abbiamo già acquisito alcune dichiarazioni che lei ha reso sia in fase di indagini preliminari sia in fase dibattimentale, quindi alcune vicende le diamo per acquisite. Sinteticamente volevo sapere, all'atto della sua, esattamente lei nel 2001 in che mese fu scarcerato? Agosto 2001. E da quanto tempo era rimasto ininterrottamente detenuto prima di questa scarcerazione? E prima avevo scontato 11 anni, dal 90 al 2001. Era stato recluso in regime di 41 bis? Sì, sì, per 7 anni e mezzo a 41 bis e il restante di 11 anni. Senta, aveva avuto modo di incontrare durante la sua detenzione a regime speciale qualche esponente apicale del gruppo Bidognetti? Sì, proprio il Bidognetti Francesco e tanti altri. Durante questi incontri è mantenuto quel rapporto di fiducia reciproca che aveva caratterizzato la sua esperienza precedente prima del suo arresto con Bidognetti Francesco e i suoi familiari? Prima della mia scarcerazione, dottore? Sì, prima della sua scarcerazione, sì. Sì, ma sentito la domanda, se prima della sua scarcerazione, in relazione agli incontri che ha avuto con Francesco Bidognetti in carcere e con persone della sua famiglia, se aveva mantenuto questo rapporto di fiducia reciproca che vi era con Francesco Bidognetti? Dottore, io vengo arrestato nel settembre del 90, dopo 3-4 anni, no, verso il 94, qualcosa del genere. Mi trovava a 41 bis a Cuneo e venne anche Bidognetti Francesco, che eravamo nella stessa sezione e si andava a passeggio insieme. Ho capito. E senta, in questi incontri eravate rimasti legati, seppur detenuti entrambi? Il rapporto com'era suo con Bidognetti Francesco? Io facevo parte del clan dei Casalesi dai tempi di Bardellini dalla fine degli anni 70. E quando sono stato arrestato nel 90 dipendeva di più da lui, insomma. Perché diciamo dopo quella fattura della scomparsa di Bardellini nell'88 e fino all'88 io dipendevo specificamente da Bardellini, dopo della sua scomparsa dipendevo di più da Bidognetti Francesco. E senta, durante la sua detenzione, quindi fino alla sua liberazione del 2001, lei era retribuito, stipendiato? Sì, e io per i primi anni diciamo che provvedevo da sola e poi più tempo passava e andavo in difficoltà, al che risolto un po' i miei problemi proprio all'arrivo del Bidognetti a Cuneo, che gli spiegò delle mie difficoltà e lui da quel momento disse: non ti preoccupare, me la vedo io. E quindi fine alla scarcerazione del 2001 hanno provveduto lui, i suoi familiari. Quindi fu direttamente stipendiato dalla famiglia Bidognetti sostanzialmente lei? Venne stipendiato dalla famiglia Bidognetti. A chi arrivavano il denaro, a chi il suo stipendio, a chi veniva consegnato? Lo consegnava? Sì, a chi era la persona di fiducia che riceveva lo stipendio per suo conto? Dottore, perdonate, ma io tengo il problema dell'udito. Sì, mi scusi, sì, ha ragione. Chi è che prendeva lo stipendio quando lei era detenuto? Chi riceveva i soldi? Quando andava mia moglie a Casal di Principe dalla signora Carrino o quando dei giovani affiliati al Bidognetti andavano nel rione sanità per consegnarla a mia moglie. Ho capito. E senta, più o meno per capirci, questo stipendio a quanto ammontava, lo stipendio che le veniva garantito durante la sua detenzione? Dottor, quando eri in lira dal 90 al 92 al 2001 erano
tra i 2 milioni e 2 milioni e mezzo, con esattezza non mi ricordo, ma più o meno non meno di 2 milioni al mese. Senta, nell'agosto del 2001 lei fu scarcerato perché era definitiva la pena? Sì, sì, esatto. Aveva, all'atto della scarcerazione, aveva delle indagini pendenti nei suoi confronti, che lei sapesse? Il giorno che sono uscito mi dovevo recare in caserma, stessa, perché io sono uscito da Lanciano, e mi dovevo recare in caserma da quelle parti, poi nello stesso tempo mi dovevo poi recare a Napoli a ritirare il libretto della sorveglianza speciale. Quindi in teoria... Cosa che non feci. Quindi doveva recarsi perché gli venisse notificata la sorveglianza speciale? Sì, sì, era perché io prima dell'arresto del 90 ero sorvegliato speciale. Mm-hmm. Ho capito. E lei non si recò per firmare? No, diciamo che da quel momento, anziché dire che mi caserma, mi diede la titanda, diciamo, sono recato, quindi... Chi è che l'ha assistita immediatamente nella sua latitanza? Chi è che la venne a prendere a Lanciano e iniziò la sua latitanza? Dottor, venne mia moglie con mia figlia, che aveva 11 anni, e sono saliti in macchina con mia moglie. E di scorta erano tre affiliati dal gruppo Bidognetti. Chi erano questi affiliati? Con un'altra macchina. Chi erano? Giosuè Fioretti, Pellegrino Giuseppe e Vargas Domenico. Senta, di lì a poco lei divenne reggente del clan Bidognetti sul territorio? Diciamo dopo alcuni mesi. Dopo alcuni mesi. Quindi sempre nel 2001 praticamente, dopo l'estate del 2001. Sì, sì, io sono stato scarcerato il 20 agosto del 2001. Quando sono uscito da Lanciano, anzi come ho appena detto, invece di recarmi in questura, mi sono portato da Lanciano a Pescara, sotto un documento di uno dei miei fratelli che somigliava a me, ho dormito in un albergo, e ci sono stati dei contatti che venivano degli affiliati a Pescara, per incominciarmi a chiarirmi un po' l'idea delle cose esterne, no? Del gruppo. E dopo una settimana sono sceso con loro che mi vennero a prendere, sempre di scorta, e sono stato in una casa presa da loro a Castelbottura. E da quel momento, man mano, giorno dopo giorno, venivano degli incontri con i vari esponenti del gruppo Bidognetti, mi illustravano gli amici, i nemici, le cose da fare e quant'altro. La sua individuazione come reggente del clan Bidognetti, da chi fu data? Io da questi incontri, i primi incontri, diciamo che quelli là che avevano un pochettino più voce erano i cugini Letizia, Giovanni e Franco. Diciamo che ai primi mesi mi consegnavano loro il mensile quando ero stato scarcerato. E dopo 2 o 3 mesi che ho capito tutto l'ingranaggio, gli feci capire che ero io il reggente per volere dei Bidognetti. E chi è che le disse che Bidognetti l'aveva individuato come reggente? Ci fu qualcuno che le diede questa incombenza? Sì, questo veniva prima della mia scarcerazione, durante gli ultimi tempi, prima della scarcerazione, quando facevi il colloquio con mia moglie, che lei teneva contatto con la signora Carri e più volte mi diceva: quella aspetta a te, perché devi vedere tu che devi fare, non devi fare. E io contemporaneamente gli mandavo a dire... Perché poi mi spiegava mia moglie che erano un po' più giovani questi qua che stavano fuori, e sente che io mi sentivo da una lunga esperienza e di età più grande di loro, disse: va bene, ma io non è che poi posso fare i giovani di qualcuno, sono altri che devono stare a sentire a me.
E quindi questi primi incontri della mia scarcerazione, anziché di spiegargli prima, il primo giorno che io ero da reggente, ho acquisito prima un pochettino di cose e poi gli ho detto qua, insomma, io vengo per Cicciotto e si fa come dico io. E nessuno si oppose e si è proseguito in questo modo. Senta, ci fu qualcuno che aveva ratificato questo suo ruolo di reggente del clan nel periodo in cui era libero, quindi? Qualcuno vicino in particolare a Francesco Bidognetti? Dottore, a me la cosa è che io ho parlato direttamente con la signora Carrina e Bernardo Cirillo, cugino di Bidognetti Francesco. Quindi parlò direttamente con Cirillo Bernardo, il cugino, e che cosa le disse Cirillo Bernardo? Le confermò l'investitura, mi fa capire, anzitutto mi dice chi era Cirillo Bernardo e che ruolo aveva nel clan. No, e lui diciamo, i primi incontri che avvenivano con questi qua, dice, ma tu fatti capire subito che ti ha mandato i Cicciotti. E diceva, bene, non ti preoccupare, fammi capire, poi dopo se ne parla. Molto vicino a Bernardo, spesse volte a queste discussioni c'era Gesù e Fioretti, che loro stavano molto sempre insieme. E quindi mi presi il tempo che è necessario, che mi serviva a capire un po' come erano le cose esterne, e poi così è andato, facevi il reggente del gruppo Bidognetti. L'ho capito, quindi Cirillo Bernardo confermò questo messaggio che le era arrivato quando era in carcere circa sul fatto che una volta uscito sarebbe diventato reggente. Il dottore ho appena detto Bernardo Cirillo e la signora Carrina. Più volte con Bernardo Cirillo, ma anche la signora Carrina mi confermava il volere del suo marito che io dovevo essere il reggente. Okay. Perché poi diciamo io e il marito Bidognetti Francesco ci conosciamo da 78-79, tutti i tempi di Bardellini insomma, e mentre che altre persone prima che io venivo scarcerato che erano del gruppo Bidognetti non è che lui li conosceva tutti quanti, in pratica conosceva bene a me, sapeva chi era e come mi comportavo. Quindi ha dovuto farsi conoscere da quelli che erano le persone del gruppo Bidognetti che lei non aveva conosciuto prima perché è molto più giovani. Io quando sono uscito diciamo quello là che quello l'unico che conoscevo dai miei tempi diciamo dall'arresto del 90 io conoscevo quasi in questo momento ricordo solo Bernardo Cirillo, tutti gli altri ragazzi perché ho 57 anni adesso, tutte le persone gli affiliati che ho incontrato nel 2001 io non conoscevo nessuno prima. Senta, Bernardo Cirillo che ruoli aveva nel clan? Dottore, era una persona che sapeva molte cose del clan, solo che lui non era un addetto, diciamo, a omicidio e cose più delicate, però era molto a conoscenza dei fatti, nemici, amici, tutte le cose. Diciamo che non è mai salito in macchina con me per fare qualche omicidio, non questo particolare qua. Però era a conoscenza di cose estorsive e altri particolari. Ho capito. E senta, il suo punto di riferimento quindi da scarcerato era stato Cirillo Bernardo? Dottore, non ho capito. Il suo punto di riferimento per farsi spiegare la situazione era divenuto Cirillo Bernardo? Sì, perché la signora era sempre una donna, insomma, per mio carattere non è, mi mette vergognava, non era il carattere di aprirmi con la signora. È stato il fattore, diciamo, mio marito poi è contento quando lei è andata a colloquio, vedi tu quello che devi fare, tu sei a te, non sei a te. E la maggior parte delle ambasciate che arrivavano dei familiari che lui effettuava i colloqui, venivano attraverso Bernardo Cirillo. E altri contatti di ambasciate che arrivavano dal carcere sotto altra forma, insomma io li facevo sempre attraverso Bernardo Cirillo. Aveva relazione? Cioè, ci sono processi in corso, perciò non mi prolungo. Ho capito, aveva avuto modo di scambiarsi messaggi anche con degli avvocati, dei legali? Sì, tutto questo cercavo di non dire, sì. Sì, con quali legali si relazionava lei scambiando messaggi, che trattazione di altro processo? Con quali avvocati? Sì.
L'avvocato Michele Sant'Anastasio, l'avvocato D'Alessandro, questi due qua l'ho fatto io di persona, sempre attraverso il Bernardo Cirillo. Appena è uscito, può indicarci dalle informazioni che ha assunto e da quello che poi progressivamente ha capito direttamente, ha preso conoscenza direttamente, com'era la situazione del clan? Era un clan forte, era un clan diviso, c'erano delle fazioni interne, come era strutturato in quel periodo, qual era la situazione che lei ha trovato uscendo dopo 10 anni? Dottore, io quando sono uscito ho trovato un pochettino di attrito all'interno del gruppo Bidognetti, cioè da un lato erano molto vicini Bernardo Cirillo e Giosuè Fioretti, da un altro lato avevano più voci in capitolo, diciamo, perché erano più fatti per commettere degli omicidi, erano i cugini Letizia, Giovanni e Franco. Da un altro lato c'erano Borrata, Francesco e Massimiliano Miele. Sì. E come si erano due o tre gruppette, si stavano sempre insieme, che erano lo stesso clan, però quelli che avevano più voce erano i cugini Letizia. Ho capito, quindi dal punto di vista militare i cugini Letizia hanno più voce. Sì, esatto, proprio per questo. E Cirillo, Bernardo e Fioretto Giosuè, a chi erano principalmente legati, se vi erano rispetto alle correnti una collocazione? Dottore, allora Bernardo, Cirillo e Giosuè Fioretto dipendevano proprio più specificamente da Bidognetti Francesco, cioè loro avevano più contatti sia attraverso l'avvocato, le ambasciate di Bidognetti Francesco, sia dagli avvocati che dalla signora Carrini. Mentre che i cugini Letizia, loro erano cugini di Domenico Bidognetti, a sua volta cugini di Bidognetti Francesco. E poi c'era Borrata e Miele, che erano, al limite che ricordo in questo momento, loro erano insieme quando a Giuseppe Setola, cioè voglio dire prima della mia scarcerazione. Perché io quando sono uscito Setola era in carcere, poi Setola uscì quando io ero in carcere nel 2005. E quindi uscì dopo, quando lei era già detenuto. Senta, Bignetti Domenico, lei ha citato Bignetti Domenico come legato a Letizia, era detenuto anche lui quando lei fu scarcerato? Sì, Domenico io già lo conoscevo dagli anni prima dell'arresto del 90, Domenico Bidognetti, comunque era in carcere quando io sono uscito. Anche al mio arresto lui era ancora in carcere. Quando lei assunse quindi la reggenza, praticamente conosceva pochissime persone, volevo chiederle, lei ha assunto anche il controllo della cassa del clan? Sì. Quindi praticamente controllava anche la cassa. Per orientarsi per quelli che erano le entrate della cassa del clan, a chi faceva capo? Chi è che le dava indicazioni sul punto, visto che lei sostanzialmente era ignaro per la lunga detenzione di ciò che era accaduto sul territorio? Dottore, io essendo che sono napoletano, no? E in tutti questi anni che sono stato affiliato anche ai tempi di Bardellini, ho sempre vissuto a Napoli. E nel 2001, insomma, mio nonno era del posto, delle varie zone di nostra influenza, e erano tutti gli affiliati che ritiravano le rate estorsive e quant'altro. A me è capitato in qualche caso che ho avuto a che fare direttamente con qualche imprenditore, ma pochissime cose, ma le centinaia o migliaia di fatti estorsivi avvenivano, che li facevano gli affiliati, sia di Casa di Principe che il Villale Eterno, Lusciano e quant'altro. E venivano poi, dicevano: compa, abbiamo preso questa rata così, abbiamo chiuso quest'altro lavoro in questo modo. E questo era il funzionamento. Poi a fine mese ci incontravamo e uno portava i soldi di qua, un altro i soldi di là, nel senso, perché
la maggior parte, se non sempre, non aveva l'abitudine di farmi portare le rate estorsive per non tenerle dove dormivo io verso Pesco Pagano. E quindi dicevo stesso agli affiliati di trovare un posto a casa loro da altre persone per tenere nascoste le rate, i provvienti, le rate estorsive. E a fine mese, quando si dovevano fare i conti per pagare i detenuti, avvocati e a noi esterni affiliati, ci incontravamo la sera prima per darci appuntamento il giorno successivo, ognuno portava le varie rate, si mettevano sul tavolo, si contavano e si dividevano. Senta, quanti erano più o meno gli affiliati detenuti o meno che stipendiavate in quel periodo mensilmente, orientativamente? Dottore, proprio quando sono uscito, diciamo che si pagavano più ai detenuti che a quelli che eravamo fuori. Poi man mano, insomma, incominciava a crescere anche qualche altro affiliato all'esterno, e quindi, però se dovrei dire adesso in questo momento se erano di più i detenuti o quelli che eravamo fuori, ma ci mettevo parecchi soldi per effettuare questi pagamenti ogni mese. Può darci indicazioni orientative di quant'erano il denaro che veniva impiegato per retribuire gli affiliati detenuti o liberi? Tutto è fra i 70 e gli 80 mila euro al mese. Queste sono le somme quindi necessarie. Senta, il controllo del gruppo Bitognetti quando lei fu scarciato nel 2001, su quali territori si estendeva? Dottore, quello là più, diciamo, sicuro, che era in mano al gruppo Bitognetti, erano Castelvetturno e Cancellarnone, mentre che a Villa Literni c'era la rottura più grossa dei nostri nemici, con il gruppo Tavoletto Ucciero. E là avvenivano vari omicidi da ambi le parti, e nel senso che a volte loro commettevano un omicidio in tavoletta e più impostavano il piede a terra di fare la raccolta estorsiva nella zona di Villa Literni. Quando noi rispondevamo con qualche altro omicidio, uno o due quasi contemporaneamente, allora impostavamo noi il piede a terra di ritirare noi le rate estorsive. Mentre che a Lusciano eravamo in difficoltà perché c'era uno chiamato Pezzella Francesco, che era un affiliato al gruppo Bitognetti. E questo qua, prima che io uscissi, aveva avuto una spaccatura col gruppo Bitognetti. Cose spiegate dai Bitognetti a modo loro, e più specificamente dal Pezzello Francesco, questo qua di Lusciano, che poi fu ammazzato. E nel senso che questa rottura con questo di Lusciano avvenne perché il Pezzello ritirava una tangente da un ingegnere, una grossa tangente da estorsiva, e i casalesi si portavano a Lusciano. Si prendevano la rata per intero senza restare un po' di soldi al Pezzella e ai suoi ragazzi. E avvenne per questo motivo la spaccatura, che lui quando ritirava la gente se la metteva, diciamo, in tasca e non deve niente più ai casalesi. Tant'è vero che io quando sono uscito, allora mi hanno detto che questo doveva essere ammazzato, e sono stato anche io qualche volta appostato per cercare di ammazzarlo. Poi successivamente usò un'altra formula io per pacificare con Pezzella, e quindi riportò un'altra volta alla normalità, e anche Lusciano era per intero nella nostra influenza. Altri territori? C'erano altri territori? Prego. Poi successivamente abbiamo preso in mano anche Parete. In pratica stiamo parlando di 5 zone. Ho capito. Perché Parete
era originariamente controllata da Bidognetti, l'avevate persa la parete? Sì, sì, quella parete, diciamo, è uno dei punti storici di Bidognetti Francesco proprio, perché là i gruppi che erano di parete, che io conoscevo già prima del mio arresto, ai tempi di Bardellino, Domenico Felicia e gli altri, loro erano del gruppo di Casalese, e poi prima dell'arresto del Bidognetti, mi sembra nel Bidognetti Francesco nel 93, loro stavano proprio il gruppo di parete con Bidognetti Francesco, facevano capo a Bidognetti. Poi quando avvenne la scissione nei Bidognetti con i fratelli Diana e Candiello, questi qua di parete si sono trovati, diciamo, contro al gruppo Bidognetti. Senta, lei ha parlato di una faida su Villa Literno tra il gruppo Bidognetti, da lei comandato, e il gruppo Uccero Tavoletta. A chi erano legati Uccero Tavoletta quando si scontrarono contro di voi? Dottor, loro erano più legati ai fratelli Diana, Luigi Afonso e Salvatore Candiella, che a sua volta queste erano, stavano molto più vicine al gruppo Schiavone. Nel 2001, quando lei, quindi verso l'agosto del 2001, quando lei è stato liberato, com'era la situazione per quanto riguardava la scissione, la rottura che vi era tra il gruppo Bidognetti e i fratelli Diana e i loro diciamo, soggetti di riferimento? I fratelli Diana e Candiella erano in carcere, questi qua. Noi ci siamo, vi erano altri soggetti che continuavano la faida per conto dei Diana, oltre agli Uccello Tavoletta, oppure erano limitati agli Uccello Tavoletta? No, sì, quella poi è una cosa non interrotta, diciamo, chiamiamola l'affiliazione, il contatto che avevano Uccello Tavoletta con il Candiella, come si chiama, i fratelli Diana, e non c'è mai staccato, era una continuazione di quell'episodio della scissione all'epoca dell'87, se non vado errato. Senta, lei quando lei ha detto... Venivano sempre appoggiati. Prego, dica. Quando non c'era Candiella e Diana, loro venivano sempre appoggiati dal gruppo Schiavone, che col gruppo Schiavone facevano parte Michele Zaccaria, Antonio Iovine. Senta, mi può spiegare... Sottobanca questa... Prego, dica. Sottobanca il gruppo Schiavone le appoggiavano sempre. Mi può spiegare nel 2001, quando lei è stato scarciato e quando ha assunto la reggenza, quali erano i rapporti con gli esponenti del gruppo Schiavone, suoi, del clan, e come si sono evoluti nel tempo, se può darci indicazioni sommarie ora, in questo momento? Tutto, io con loro non c'erano contatti fino a un certo punto che io sono stato scarcerato nel 2001. Dopo qualche anno, due anni dopo, ebbe a ricevere una ambasciata di Bidognetti Francesco, alla quale mi mandò a dire che io mi potevo incontrare con Francesco Schiavone, detto Cicciariello, cugino di Santo Panna. E io così feci questo incontro. E da questo incontro con Cicciariello, successivamente mi sono incontrato con Cicciariello e Giuseppe Russo, detto Patrina. Un pochettino dopo mi sono poi incontrato con Giuseppe Caterina, detto Pappanotto, con Martinelli Enrico, e poi mi sono incontrato, ho avuto un incontro poi con Giuseppe Caterina, con Antonio Iovine Unin e Michele Zaccaria. E diciamo, con questo mio intervento, questo mio contatto con l'ambasciata del Bidognetti, si rappacificò un pochettino questo, o che si può chiamare, malumore fra il gruppo Schiavone e Bidognetti, perché diciamo che loro erano nemici, però gli Schiavone ricevono di no, ma sotto banca favorivano sempre il gruppo Candiello, Diane, contemporaneamente al gruppo di Villa Literno.
Senta, quando lei fu scarcerato, quindi nel 2001, la cassa Bidognetti era separata dalla cassa del clan dei Casalesi? Sì, dottor, quella è stata separata anche fino al mio arresto. Questi incontri che io ebbi con, i primi incontri che ebbi con Cicciariello e Giuseppe Russo, si parlò di fare una cassa. E io in quel momento gli disse, per me non ci sono problemi, però un fatto che io devo avere a disposizione specifica da Bidognetti Francesco. Però non si è mai unita la cassa, c'erano dei contatti, scambi di favori con il gruppo Bidognetti da questo mio intervento, però la cassa che io ricordo è stata sempre separata fino a quando io ero fuori. Ho capito. Quindi sono rimasta separata per tutto il tempo, dal 2001 al 2005. Sì. Senta, lei fu arrestato nel 2005, che mese, mi scusi? Dottor, se non vado errato, 24 luglio 2005. Senta, volevo comprendere, quindi lei ha parlato di una gestione della cassa che però era non direttamente, lei non maneggiava il denaro, e di una carente conoscenza di quelli che erano gli affiliati al gruppo Bidognetti. Il suo controllo delle entrate del clan era effettivo o risentiva di queste sue limitate conoscenze? No, dottore, io, questa diciamo, è una cosa che io ho già trovato così, questo tipo di attività. Mm. C'erano delle entrate che loro estorsivano dai vari negozianti, venditori nelle varie zone, e poi avvenivano che quando si faceva un lavoro, facevano una struttura, loro fermavano il lavoro e chiedevano l'estorsione. Poi io con la mia esperienza ebbi dei contatti in più di un comune, e quindi ho fatto preparare delle gare d'appalto, ho fatto qualcosa di diretto anziché dei lavori che venivano effettuati. Preparate le gare, non c'era bisogno di fermare dei lavori perché c'era il funzionamento che io ricevevo le rate senza creare problemi o rischi. Sì, ho capito, mi scusi, Bidognetti Raffaele quando fu scarcerato? Dottor, è verso il 2003, tra il 2003 e 2004, ma mi sembra il 2003. Tra 2003 e 2004, con la scarcerazione di Bidognetti Raffaele mutò, comunque ci furono dei problemi per quanto riguarda la sua reggenza? Dottor, all'inizio che lui fu scarcerato, io gli volevo chiarire tante cose, cioè illustrare tante cose che dell'estorsione, i movimenti di chi, dove che io volevo fare pace con uno, guerra con un altro, tutto quello che riguardava l'atto criminale del gruppo. E lui all'inizio mi rispondeva solo, compa, fate voi, siete come papà, siete la stessa cosa. Poi nel tempo ho avuto un pochettino degli attriti con qualche familiare del Bidognetti Francesco, e qualcuno l'ha avuto anche specificamente con Raffaele Bidognetti. Prima del mio arresto, insomma, i rapporti erano un pochettino più tesi, un pochettino freddi. Senta, a un certo punto lei ha temuto di poter essere ucciso dai suoi stessi affiliati? Sì, sì. Più o meno quando è che si cominciò a preoccupare del fatto che potessero volerlo uccidere? Dottor, specificamente quando venne ammazzato il Pezzella Francesco, a me mi hanno arrestato il 24 luglio 2005. Pezzella Francesco viene ammazzato il 4 e 5 luglio dello stesso anno. Questo è specificamente quando io seppi che mi volevano ammazzare. Ma andando un pochettino indietro, e dove io me ne sono accorto, insomma, che le cose non andavano più bene tra me e tutti il gruppo Bidognetti, diciamo quelle più quotate fra il Bidognetti Raffaele, Cirillo Alessandro,
Questi qua hanno commesso più di un omicidio prima, diciamo, della morte del Pezzella. E omicidi che io non ero a conoscenza proprio. E tant'è vero che io quando lo venivo a sapere, lo apprendevo dalla TV o dal giornale. E mi li mandava a chiamare e diceva: ma chi ha ammazzato questo? E loro dicevano: compa, siamo stati noi, non abbiamo avuto tempo di avvertirvi, trovavano scuse. E praticamente, diciamo, loro commettevano i reati non se dare più importanza a Gigino, a me. Però faccia a faccia loro non dicevano mai di voi non ce ne fotte più. Cercavano, facevano dei fatti. E questo si è verificato in due o tre omicidi che io non ero a conoscenza. Quindi nascevo l'artrite perché io le ho anche richiamate, sì, questi omicidi. E più o meno rispetto al suo arresto del luglio del 2005, quanto tempo prima dunque si è manifestato apertamente il fatto che lei non aveva più una reale autorità nel gruppo? Quanto tempo prima, quindi, lei ha parlato di due o tre omicidi, più o meno a quanto risale questa oggettiva mancanza di autorità da parte sua? Dottore, il fatto abbia anche qualche anno prima, però un pochettino più cruente, e possiamo dire 8-10 mesi, qualcosa del genere più o meno, non saprei essere preciso proprio esatto come, ma più roba di mesi prima del mio arresto e della morte del Pezzella. Quindi sta parlando, perché, cioè, in modo più evidente si è manifestato 8-10 mesi prima del suo arresto, il luglio 2005, quindi parliamo del fine 2004 più o meno. Più o meno, sì, negli anni 2004, perché se non vado errato il 2004 o i primi inizi del 2005 sono avvenuti questi omicidi. Ok, io le ho richiamate, una volta sono andato anche a Malamode, sono partito da Lusciana armato per andare a casa di Cirillo Alessandro, che io ho trovato a casa sua, lui e Francesco Di Mai. Gli ho chiesto spiegazioni, però in modo alterato io. E compaiamo così, cercavano loro, sapete, faccia a faccia, insomma, non è che avevano un dono diverso nei miei riguardi. Ma sotto banca, insomma, non mi ritenevano più, come dire, agivano diversamente. E in questo agire diversamente, lei comprese se facessero capo al soggetto diverso rispetto a lei, ad altro soggetto? No, diciamo che questi fattori a me mi facevano capire che loro mi mancavano, era evidente che mi mancavano di rispetto. E quando uno si trova nella mia situazione, si capisce benissimo che può succedere qualche altra cosa anche nella propria persona. Perché commettere degli omicidi che io non ne sapevo niente. Sì, sì, questo non è che si preoccupano più di Gigino, no, e quindi poteva anche succedere di ammazzarmi. A volte Guida, attraverso, sì, altri affiliati. La domanda era, la domanda era se comprese, se nel momento in cui lei perse di questa autorevolezza all'interno del clan, vi fosse un altro soggetto che, diciamo, aveva acquisito l'autorevolezza che lei non aveva più, quindi un altro soggetto che era sostanzialmente un reggente parallelo rispetto a lei. Dottor, io quando sono uscito il 20 agosto del 2001, quello che comandava il gruppo Bidognetti era Cirillo Alessandro, che fu arrestato due giorni prima della mia scarcerazione. Questi fatti che vi sto raccontando, che mancavano di rispetto, gli incontri, la mia preoccupazione, che loro non mi pensavano più a calcolare più, c'erano fuori Bidognetti Raffaele, che diciamo era l'unico, a mio avviso era l'unico che aveva più parola di tutto, perché era sempre il figlio di Bidognetti Francesco. Contemporaneamente sto parlando di un momento che c'era Cirillo Alessandro, e loro, io ho avuto un attrito, sono stato un po' di tempo
Non vorrei fare confusione, dottore. Allora, io quando sono uscito mi sono stato un po' di tempo con i cugini Letizia, che abbiamo commesso vari omicidi insieme. Poi avvenne un fattore interno, che io ho ammazzato una persona che apparteneva a noi. E da quel momento successe che io era nato un attrito con i cugini Letizia nei miei riguardi. Sì, e quindi loro stavano un pochettino alla lasca da me, insomma non mi incontravo più con loro. Qualche volta mi incontravo con Franco Letizia, però così, raramente. L'omicidio... Mentre che non mi incontravo più con Letizia Giovanni. Questo omicidio di un affiliato, chi era questo affiliato e quando fu consumato? Di Maio Nicola. Quando è che fu assassinato Di Maio Nicola? Quando fu assassinato? È stato prima di... Dottore, è stato... Mi sembra verso settembre 2000... Non mi ricordo, 2002, non mi ricordo con esattezza in questo momento. Parliamo dunque del 2002 o 2003, cioè parliamo dei... primi due anni di reggenza. Sì, 2002, perché se è settembre, come io ricordo, verso settembre, insomma, il Bidognetti Raffaele era in carcere quando è morto Nicola Di Maio. E cioè io non mi vedevo più con Letizia Giovanni, perché il Di Maio Nicola era intimo amico di Letizia Giovanni. E diciamo che lui mi odiava di più a confronto del cugino Franco. Quando fu assassinato? Quando è stato qui? Prego, dica. Quando vi stavo dicendo che nasceva questo fattore di non calcolare più a Gigino, e loro, io mi vedevo, diciamo, un giorno sì, un giorno no, però io non ero a conoscenza che loro, quando si trovavano a casa di Principe, sarebbe il Bidognetti Raffaele, Cirillo Alessandro, si incontravano anche, stavano insieme con i cugini Letizia e quindi stavano cercando di, come dire adesso, di macchinare sotto sotto per vedere poi come dovevano arrivare per sbarazzarmi. Però questa è una cosa che io poi ne ho avuto conferma successivamente, dopo la morte del Pezzella Francesco, che era nato questo, che loro si incontravano con i cugini Letizia. Perché io essendo latitante, loro la pensavano in questo modo nei miei riguardi, e gli era facile nascondermi che loro si incontravano con i cugini Letizia, perché sennò io avrei aperto di più gli occhi. Senta, lei si è comportato come latitante e si è comportato da latitante per tutto il periodo in cui è stato libero, tra il 2001 e il 2005? No, dottore, io sono stato, diciamo, latitante come vi ho raccontato per la scarcerazione della sorveglianza speciale, ma nel 2004 era latitante anche per traffico di droga, articolo 74. Sì, senta... E poi io quando sono stato arrestato nel 2005 era proprio per quell'ordinanza del 2004 per traffico di droga. Era un'ordinanza che aveva visto in precedenza l'arresto di Miele Massimiliano e Borrata Francesco? Sì, quello là, quel collegamento là. E senta, ricorda quando vennero arrestati Miele Massimiliano e Borrata Francesco? Dottore, sempre se ricordi, non mi ingannano, verso dicembre 2002 mi sembra. Novembre, dicembre, nel 2002 comunque. Senta, volevo chiederle, ha fatto riferimento a questa vicenda, all'omicidio di Nicola Di Maio, mi può dire per quale motivo, cioè qual era la ragione per cui in particolare Letizia Giovanni ce l'aveva con lei e qual era la ragione per cui fu assassinato Nicola Di Maio? Dottore, il Di Maio...
con Giovanni Letizia. Effettuavano poi mi sembra anche insieme con le persone albanesi, effettuavano dei furti di macchine, e quelli che ricordo bene, con a persone del comune di Castelvetrano, perché io a Castelvetrano avevo il mio responsabile che era Pasquale Morrone, che era il capozzone di Castelvetrano. E da lui avevo tutto questo tipo di notizie, cioè che venivano rubate delle macchine a questi consiglieri o assessori, componenti del comune di Castelvetrano, e dice, ma andavano all'ambasciata a dire, noi siamo a vostra disposizione, ma com'è che qua ci rubano le macchine e fanno anche cavallo di ritorno, per ricevere la macchina indietro dobbiamo mettere cacciare dei soldi. Il fatto specie, e allora nascevano delle discussioni che io ho fatto con le tizie, che poi loro negavano, però il Morrone mi diceva così e io le richiamavo. Il fatto che ha portato alla morte di Nicola Di Maio è che loro, il Di Maio specifica, fece un furto del genere, come ho detto, di un camion, un trattore, adesso non mi ricordo con esattezza. Ma fece un furto a un veicolo e era una persona appartenente a quelli là di Marano, i Nuvoletti, Polverino. E facendo questo furto loro avevano chiesto di, come si chiama, il cavallo di ritorno, di avere dei soldi per restituire quello che avevano rubato. E qui intervenne anche, che io ricordo, Enrico Martinelli, che Enrico Martinelli disse vicino a questo Nicola Di Maio, ma noi siamo amici con Gigina, siamo amici i Cicciotti, perché sanno a rassi soldi, non soldi. E questo Nicola Di Maio disse, ah boh, allora i soldi c'è da Gigino Undric. E poi mi venne riferito questa cosa dai miei affiliati, no? Poi successivamente mi incontrai anche con, raramente avevo anche degli incontri con il Martinelli Enrico. Guida, senza ripercorrere tutta la causale, le volevo chiedere per quale motivo Letizia Giovanni in particolare, oltre al fatto che era amico di Nicola Di Maio, ce l'aveva in con lei, era successo qualcosa nella fase esecutiva? Dottore, io ho richiamato a tutte e due prima che ammazzavo come si chiama il Di Maio, quindi i richiami li ho fatti a tutte e due, però al momento che ho ammazzato Nicola Di Maio, io avevo cercato di ammazzare in mezza strada Nicola Di Maio, però poi ebbi una chiamata e c'era la festa patronale, allora io evitai per non creare qualche problema con tante persone che erano in strada e ho rinviato l'esecuzione. E quindi programmai un inganno, un tranello, lo mandai a chiamare. Lui con un pochettino di paura che fece? Invece di venire subito da me, si mise in contatto telefonico con Letizia Giovanni e vennero all'incontro tutti e due insieme. Così quando loro si avvicinarono, che vennero vicini, io tirai la pistola e puntai alla Letizia Giovanni, mentre con un'altra affiliata sparava al Nicola Di Maio. E io diciamo che avrei dovuto ammazzare più a Letizia Giovanni, che come si chiama, che al Di Maio Nicola. E questo non l'ho fatto specificamente per non creare un problema non indifferente all'interno del gruppo Bidognetti, mi spiego, perché io mi trovavo là a Casati Principe a fare il reggente per favorire i Bidognetti Francesco e non trovo opportuno di ammazzare anche il Letizio Giovanna, perché a sua volta il Letizio Giovanna era cugino di Domenico Bidognetti. E quindi lui poi in quel momento diceva, non mi ammazzate, sono giovane, non mi ammazzate. E quindi io non l'ho ammazzato.
Morì solo il Di Maio Nicola. Quindi diciamo che ce l'ho ammazzato davanti ai suoi occhi. Davanti ai suoi occhi. L'ha minacciato per evitare che potesse fare qualcosa, quindi puntandogli la pistola. No, io l'ho puntato la pistola, infatti contemporaneamente l'ho perquisito. Mm-hmm. E in questa frazione di secondo, da là, un po' di metri di distanza, un altro ammazzava il Di Maio Nicola. Ho capito. Che poi l'abbiamo messo in macchina per andarla a buttare, per andarcene. Senta, Guida, lei durante la sua reggenza ha, svolto un ruolo principalmente, ovvero in modo rilevante, militare, cioè ha dato un'impronta militare alla sua reggenza? Tutto militare? Non ho capito. Senso sì, nel senso ha principalmente attuato, eseguito omicidi, ritorsioni oppure omicidi preventivi. Che tipo di, qual è stata la priorità del suo, della sua reggenza, seguendo quelle che erano le indicazioni di Bidognetti? Dottor, io quando sono uscito, loro erano più capaci prima della mia uscita, quando erano insieme, quando erano lì branchi il Cirillo e Alessandro. Diciamo il Cirillo Alessandro, i cugini Letiz avevano commesso vari omicidi, però venendo a mancare che fu arrestato il Cirillo Alessandro, loro ebbero un po' di rallentamento, diciamo, ma questo stiamo parlando in settimane, però questo discorso che sto facendo, un po' di rallentamento di iniziare, prendere iniziativa di ammazzare qualcuno, non ci riuscivo. Si mettevano a postare in qualche zona, però non riuscivano loro. E diciamo io 3 o 4, proprio quando sono uscito a distanza nemmeno di un mese, l'ho commesso io personalmente. Senta, con loro, con lei, i cugini Letizia. Lei reclutò, affiliò delle persone di sua fiducia per consumare degli omicidi, cioè creò un gruppo di fuoco anche utilizzando persone di sua fiducia? Io... diciamo proprio prima che ho commesso a Casal di Principe, a poca distanza dall'abitazione di Bidognetti Francesca, e quelli là che ho trovato fuori l'ho fatto con i cugini Letizia e Grazia Luigi. E poi successivamente si sono aggiunti altri ragazzi che io non conoscevo, che sarebbero Iovine Massimo, Ziello Gaetano, i ragazzi affiliati di Villa Literno. E quindi utilizzò principalmente questi soggetti nuovi affiliati per eseguire omicidi a seguire? Come? Dopo queste nuove affiliazioni utilizzò principalmente questi ragazzi di Villa Literno per eseguire gli omicidi quando necessario? Dottor, io la maggior parte sono stato sempre io in macchina come killer, organizzatore, mandante e quant'altro. Ero, anche se non è un fatto comodo di dirlo, ero più capace degli altri io, e quindi andavo più a coppa sicura. Poi successivamente alcuni omicidi io li organizzavo e andavano i ragazzi a commettere degli omicidi. Sì. E un ultimo omicidio che ho fatto, quando già i ragazzi erano nelle condizioni di partire da soli per commettere un omicidio. E sento che una volta che sono partiti mancarono un obiettivo, e da questa mancanza di obiettivo che io mi nervosi un po' con loro, ho ripetuto un'altra volta di organizzarla, e questa volta ci sono saliti io in macchina e quindi abbiamo portato a termine di ammazzare la persona. Senta Guida, durante questa sua... Questa avvenne nel 2004, mi sembra, l'ultimo che ho commesso di persona. Guida, senza voler riferirli tutti, ma più o meno per avere un'idea, durante la sua reggenza dal 2001 al 2005, quanti omicidi lei ha consumato di cui ha ammesso la responsabilità oppure ha demandato ad altri? Sono stati consumati appunto nel periodo 2001-2005 da lei direttamente o indirettamente, orientativamente? Dottor, io durante le 180 giorni le mie dichiarazioni mi sono auto accusato anche degli omicidi commessi nell'80, sì, tutti.
Guidami. Questi qua che fanno riferimento da 2001 a 2005 saranno più o meno, insomma, oltre 10, 15, una cosa del genere. Ho capito. Senta, diciamo la maggior parte commessa da me in persone e altri che facevo io, insomma, il recente, io organizzavo e dicevo, perché loro poi mi dicevano, le varie persone che io ho ammazzato o ho mandato a ammazzare, io non conoscevo nessuno, erano stessi gli affiliati che dicevano, compà, questo è amico nostro e questo è nemico e questo deve morire. Quindi io mi basavo su quello che mi veniva riferito dagli affiliati e organizzavo poi per effettuare gli omicidi. Senta, mi scusi Guida, lei ha detto di essere stato detenuto prima della sua scarcerazione del 2001 per oltre un decennio. Prima del suo arresto, quindi quando era libero, che ruoli aveva? Era un esperto, diciamo, un esecutore, una persona che agiva in modo violento, sparava, oppure aveva anche dei ruoli, delle capacità di relazionarsi con imprenditori, oppure progettare attività di più alto livello? Se può darci un'indicazione in via generale, visto che lei è stato detenuto per oltre 10 anni prima di uscire. Dottore, io prima dell'arresto del 90... quello là che aveva più voce di me in assoluto era, che io ritenevo più grosso di me, era Bidognetti Francesco. Io contemporaneamente mi incontravo con lui e con Santo Vanno, con tutti questi maggiori esponenti di allora. Però, diciamo, se io servivo per commettere un omicidio o qualche altra cosa, nel dopo Bardellino sto parlando, dopo l'88, mi veniva rapportato di più dal Bidognetti Francesco. E prima del mio arresto del 90 io ero capozona nel Rione Sanità, anche se non associata ad altre persone del Rione Sanità, io facevo da capozona e comunque avevo una buona esperienza sia sul lato estorsivo di comunicare con persone, imprenditori, sia come killer. Senta Guida, lei ha detto sostanzialmente che quando è stato scarcerato nel 2001, all'agosto del 2001 praticamente non conosceva sostanzialmente nessuno e non aveva conoscenza di quelli che erano gli affari del clan di Cas, della famiglia del gruppo Bidognetti sul territorio. Ha cominciato a farsi un'idea di quello che accadeva e di quello che era successo in precedenza attraverso quali soggetti in via generale che le davano informazioni? Dottore, dovete ripetere un lei ha già indicato che i suoi punti di riferimento principali erano Cirillo Bernardo. Per quanto riguardava le vicende di cui lei non conosceva nulla e che quindi per il quale doveva agire, le informazioni principali da chi venivano sostanzialmente all'interno del clan dei Casalesi, fazione Bidognetti? Dottore, proprio le prime io l'ho ricevuto 2 o 3 giorni dopo la mia scarcerazione del 2001, sarebbe a Pescara, e l'ho ricevuto proprio da Bernardo Cirillo, che venne lui a trovarmi a Pescara, a Bernardo Cirillo e Giosuè Fioretti. Loro sono stati proprio i primi a dire adesso comandi tu, le cose come stanno, ci sono i cugini Letizi, c'è questo e quello, questi sono i nemici. Le prime cose dopo 2 o 3 giorni me l'hanno spiegato tutte e due insieme. Poi una volta che sono sceso a Castelvolturno e ci siamo incontrati più volte con tutti quanti, Letizi, il Borrato eccetera, e io ho incominciato a sentire e a capire tutte le cose, li facevo parlare per cercare di comprendere un pochettino la cosa. Che poi un pochettino, non vi nascondo che era un pochettino, come dire, non lucido io, nel senso che venivo da una lunga detenzione, che diciamo che uno che trascorre oltre 10 anni di carcere ci vogliono un po' di mesi per riassestarsi un pochettino, e allora sia mi serviva sia l'uno che l'altro, e poi dopo io disse... Ma non è che io c'era poi il bisogno di dire comando io, si capì anche senza il bisogno di dire comando io, perché già loro tutti sapevano che eri Gigino che stava uscendo e volevo Bidognetti Francesco.
Senta, lei ha avuto, quando è che ha avuto, è venuto a avere informazioni o ha richiesto informazioni in ordine a i fratelli Orsi? Fratelli Orsi? Sì. Dottor, sentite bene, i fratelli Orsi? Sì, 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 i fratelli Orsi, sì. Quando è che ha avuto modo di informarsi ed essere informato dei rapporti tra il clan Bidognetti e i fratelli Orsi? Dottor, se non sono i primi giorni che sono usciti, ma qualche settimana dopo, perché loro era una delle, una buona rata che è sorsiva, che ricevevi il clan mensilmente. E le prime le ricevevano, provvedevano che i cugini le dice. Sì, e che... quindi già dei primi, diciamo, giorni, qualche settimana della mia scoccerazione, mi misero a conoscenza dei fratelli Orsi di questa rata. Chi e erano? Poi mi c'era... dicevano anche che... Prego, mi dica. Diciamo che... Posso? Prego, sì, sì. Che poi loro mi spiegavano pure i fattori, come ricevevano questa rata, nel senso che loro erano tutta per merito del gruppo Bidognetti, che questi fratelli Orsi facevano questa raccolta a Cassebottun. E anche se la rata era una buona rata, però il gruppo Bidognetti riceveva che meritavano di più di quella che davano i fratelli Orsi, proprio perché dovuto proprio alla collaborazione, come si dice, a essere favorito dal gruppo Bidognetti, che loro facevano questa raccolta al Cassebottuno. Senta, lei aveva conoscenza, era informato di nome, chi erano, le aveva conosciuti di nome prima di incontrarli di persona, i fratelli Orsi? Sì, io l'ho incontrata la prima volta proprio a casa loro. Questo è avvenuto dopo un po' di mesi della mia scarcerazione. Non ricordo quanti mesi, ma alcuni mesi. Mi accompagnare delle persone di Casal di Principe a casa loro. Prima di incontrarli di persona a casa loro, sapeva chi fossero, se erano rapporti di amicizia col clan, oltre a questo fatto che ha già detto che il clan l'aveva aiutati per la gara di Castelvolturno? Dottore, io, se ho capito bene la vostra domanda, se sì. Lo voglio dire, se l'ho sentita bene, sempre perché ho problemi di udito. Sì, se l'ha sentiti di nome, se li conosceva di nome. I fratelli Orsi, oggi sì. Mi ha accompagnato. No, no, i fratelli Orsi, prima di andare a casa loro, prima di sentir parlare di questa vicenda, li conosceva di nome, sapeva chi erano, se avevano rapporti con qualcuno del clan? Di nome, io li sapevo che loro erano, diciamo, vicino a noi, nel senso, come vi ho appena detto, il gruppo Bidognetti, gli affiliati mi spiegavano, compà, noi siamo stati noi che gli abbiamo fatto prendere a vincere la gara della raccolta, quindi tanti particolari me li spiegarono loro. Sì. Poi loro mi dissero, come vi ho appena detto, che questi soldi starati erano troppo poco, meritavano di più per l'intervento che avevano fatto a favore dei fratelli Orsi. Quindi mi appuntò su un fogliettino delle varie cose che loro avevano favorito sul comune e quant'altro. E me lo sono appuntato sul fogliettino. Stessi alcuni componenti del nostro gruppo. E fecero l'appuntamento con questi fratelli Orsi che ci doveva andare a parlare Gigino. Sì, un attimo. Che faceva le veci di il reggente di sì. Bidognetti. Guida un attimino. Guida un attimino prima di arrivare più avanti. Chi è che le ha dato le informazioni che lei si è appuntato sul fogliettino per andare a parlare con gli Orsi? Chi è che le ha dato queste informazioni su quelle che erano gli accordi pregressi e quindi i patti che c'erano stati tra il gruppo Bidognetti e gli Orsi? Dottore, che io ricordo quelli là che più erano nella, diciamo, nella capacità di spiegarmi questa cosa a confronto di quando noi erano di loro. È vero che me lo spiegava anche, che io ricordo, Bernardo Ciril, Giosuè Fioretti e i cugini Letizia, ma quelli che erano molto informati su questo fatto erano sia Borrata Francesco che Miele Massimiliano, perché essendo tra di loro, fra gli Orsi e questi qua di Casal di Principe,
e questi Borrata e Miele erano molti amici con Sedalo Giuseppe, Anello Bidognetti. E quando è avvenuto con come si chiama? Se non vado errato anche con Domenico Bidognetti, però quest'ultimo passaggio non mi ricordo bene. E loro erano molto a conoscenza, questi qua, diciamo, più degli altri sapevano molte cose, il Miele e Borrata, su questo fattore della raccolta dei fratelli Ossacassi e Vottura. Sentivo un po' di qua, un po' di là, questi qua un po' di più. E le dissero... Tanto è vero che... Con chi erano stati, con chi erano intercorsi questi accordi avvenuti prima che lei fosse scarcerato? Con chi erano intervenuti, intercorsi gli accordi dei fratelli Orsi, con quali reggenti del clan? Tutto che io mi ricordo in questo momento si trovavano fuori Giuseppe Sedola, Peppo Uriavola, non mi ricordo quello, dell'Aversano. Ci poteva essere, però ci poteva essere, non mi ricordo, dottor, con esattezza il Aniello Bidognetti. È stato un periodo, però questi sono fatti che non è che mi ricordo con esattezza adesso, perché parliamo di un momento che loro, io ero in carcere quando loro hanno fatto questo intervento a favore dei fratelli Orsi. Questo quindi gli... non vorrei prolungarmi per non fare errore di... Questo gli fu detto da questi accordi, gli furono spiegati dagli affiliati liberi? Quelli che ha citato. A me queste cose me l'hanno spiegate chi ho trovato fuori dalla mia scarcerazione. E parecchi di questi qua erano a conoscenza allora a volte di quelli là che avevano intervenuto a favore dei fratelli Orsi. Mm-hmm. Cioè quando Sedola e della Vessana erano fuori, là di tanti, questi qua praticavano lo stesso Sedola e quindi stavano molto a conoscenza dei fatti. Ho capito, senta... Quindi le stesse persone che ha menzionato prima, cioè gli stessi nomi, sì. Le persone che ha indicato prima erano quelle che le hanno dato informazioni anche su questo aspetto. Sì, sì. E senta, solo su un punto per cui mi ho leggera discordanza, lei nel territorio del 29 settembre del 2009, lei ha dichiarato, a pagina 3, appena uscito... compresi che il clan nel periodo risalente alla mia detenzione, facente capo a Bidognetti Aniello e Sedola Giuseppe, aveva fatto in modo che gli Orsi attraverso una loro società si aggiudicassero una gara. Qual è, Presidente, chiedo scusa la discordanza. No, su Bidognetti Aniello, mi ha detto su Bidognetti Aniello che non era... Ha detto, cioè, che non si ricorda, Sedola, forse Bidognetti, però non è che... Sì, la domanda è, visto che ha detto che non si ricorda, qui l'aveva detto direttamente Bidognetti Aniello, volevo capire un attimo se il periodo di questi accordi risale alla reggenza di Bidognetti Aniello, come ha dichiarato nel verbale che le ho letto. Dottore, da quando ho collaborato nel 2009 sono passati altri 4 anni, quindi no, se 4 anni fa vi ho detto così vuol dire che i miei ricordi erano più freschi, se posso dire in questo modo. Ho capito. In questo momento non vorrei fare errore di se le cose me le ricordo o meno. Ho capito, mi scusi. Ho ricordato di più l'intervento della Versana e ho dato la probabilità del mio ricordo che c'era anche il Bidognetti Aniello, però sapete è passato tanto tempo e sono cose che non ho vissuto io proprio, l'ho programmato io di persona. Gliel'hanno riferito. Senta, mi scusi, su questo punto volevo comprendere, prima, fino all'arresto di Bidognetti Aniello, Aniello Bidognetti aveva avuto un ruolo di reggente nel clan di Casalesi, per quello che lei ha saputo nella fazione di Bidognetti. Parliamo sempre del periodo antecedente alla sua scarcerazione. Dottore, io quando è successa la scissione Bidognetti Candiello Diana, io alcune cose ne venivo a conoscenza proprio con i contatti che io avevo di persona con Bidognetti Francesco. Proprio nel momento che è nata la scissione, che io ricordo quando è morto, quando fu assassinato il fratello di Bidognetti Domenico,
mi trovavo a Secondigliano a 41 bis che venivo per processo da Cuneo, e là già era, c'era Bidognetti Gesù Francesco quando è avvenuto questo omicidio. Poi là si faceva una specie di domandina per scendere a passeggio in due persone, perché si scendeva una a Secondigliano, e quindi passava la gente della polizia penitenziaria e dicevo: guida, lei con chi vuole scendere stamattina? E diciamo sia io che Bidognetti. Dice: vabbè, allora scendiamo io e Bidognetti. E quindi avevo occasione di incontrarmi con Bidognetti e lui mi diceva: sta succedendo questo per questo, questo per quest'altro, mettendo poi insieme anche quando sono questi piccoli particolari o grandi che siano, e sia quelle che sono venute a conoscenza quando sono uscito, diciamo che la scissione sarebbe stata causata Anillo Bidognetti e Domenico Bidognetti, che prima i due cugini sarebbero, oggi è nipote, come si può dire, Domenico Bidognetti e Anillo Bidognetti litigavano per chi doveva prendere i soldi o comandare la cassa, queste cose qua. E per questi motivi qua sarebbe nata la scissione con il Candiello e i cugini Lerici. Più o meno questa è la discussione della scintilla, per un fatto di sorte. Poi se ci sono altri particolari ancora, sì, non li ricordo in questo momento. La mia domanda e era... Lui ha avuto un ruolo anche... Mi scusa, la mia domanda era, in parte ha già risposto, però volevo esserne sicuro. Anillo Bidognetti, fino al suo arresto del 2000, aveva ruoli, quindi l'anno prima della sua scarcerazione, per quello che lei aveva saputo, era un reggente o il reggente del clan Bidognetti? Era molto quotato, poteva, sì, anche recente ha potuto essere, però tutto non ricordo con esattezza, perciò rispondo in questo modo. È in questo momento che non ricordo. Ho capito. Senta. Però era quotato, molto quotato lui, non è che era. È sempre figlio di Bidognetti, tra parentesi. Senta... Lui poteva comandare quando stava fuori Domenico Bidognetti. Diciamo che era anche più grande di lui come età. Ma mettendo da parte o in carcere a Domenico Bidognetti, è più che comandi il Bidognetti Anillo a confronto di Cirillo, Alessandro o altri dei Setola. Ho capito. Senta, lei lei mi ha detto... Dottore, posso? Prego, dica, prego. Ve lo confermo adesso, ve lo posso confermare, perché alla scissione mi sta venendo in mente in questo momento proprio. Quando sono stati i primi omicidi a Casati, i principi di questa scissione che stavo dicendo, Setola Giuseppe, della Versana Giuseppe, Anillo Bidognetti, hanno dormito anche nel rione Sanità, appoggiati dai miei familiari. Questo lo ha saputo tramite soggetti diversi? Tramite chi l'ha saputo? No, questa è una cosa che mi... Questa era una cosa che me l'ha detto mia moglie a colloquio, se ha cercato di farmelo capire, l'ho capita. Io ho dato disposizione di accoglierli, tant'è vero che mia moglie cucinava pure a chi si sta stando a casa e faceva una pentola di pasta, qualche cosa, e gliel'ha portata. Loro hanno dormito qualche giorno giù, mo due, tre, non lo so quanti giorni, comunque hanno dormito giù nel rione Sanità, appoggiati dai miei familiari. Poi partivano per andare a Casale per fare fatti loro, omicidi e quant'altro. Comunque lo ricordo questo fattore quando mi avete detto se Anillo Bidognetti era reggente, e vi posso dire di sì con i ricordi di questo momento. Senta, lei ha fatto presente, ha fatto riferimento al fatto che gli orsi erano stati agevolati per questa raccolta. Di quale comune si... C'era stata l'agevolazione degli orsi, a favore di quale affidamento? La raccolta della natezza urbana a Castel Volturno. A Castel Volturno. Sa come era stato possibile, come il clan avesse aiutato gli orsi nell'aggiudicarsi questo affidamento?
A me i vari affiliati che vi hanno nominato prima, i cugini Letizia, Cirillo, Fioretti e Borrato Miele, mi spiegarono che quelli là prima di me, che sarebbero Sedala, Bidognetti Anille e questi, c'era un'altra ditta là, una ditta che apparteneva, che faceva la raccolta, a Nicola Ferraro, di Casa di Principe. E il gruppo Bidognetti fece a modo suo, e diciamo con forza, come hanno agito loro, di mandare via questa ditta. E con esponenti del comune di Castelvottuna avevano preparato la gara per far vincere agli orsi, e così fece. E loro poi intervenivano su quando dovevano minacciare un'altra ditta che non doveva partecipare alla gara, oppure minacciare degli assessori comunali. Questo era l'intervento che avevano fatto allora all'epoca. Ho capito. E mi scusi, quindi praticamente rispetto a questo intervento non era stato garantito una somma adeguata dagli orsi? Come vi ho detto prima, loro davano una bella quota che mi sembra che era una quindicina di milioni di lire, che mi ricordo in questo momento. E allora avviso, l'intervento che avevano fatto loro valeva molto di più dei 15 milioni, perché poi parliamo di una gara d'appalto che quando sono uscito io, che io ricordo era circa 4 miliardi in lire, che poi man mano, quando io sono stato fuori, con le varie interventi, che le varie cose a modo loro di fare, i fratelli Orsi, e sia con esponente del comune di Castelvottuno, è arrivata anche a 6-7 miliardi, con esattezza non mi ricordo, comunque era più di quando sono poi uscito io, quindi era una bella somma. Sì, di miliardi, e quindi ecco perché loro dicevano che meritavano di più il gruppo Bidognetti, e io per questo mi portai a casa loro. Andiamo per un dire, attimo qua il gruppo Bidognetti, sì, meritiamo di più. Guida, andiamo un attimo per ordine. Allora, quindi mi ha detto 15 milioni di lire, com'era? Periodica questo versamento, ogni quanto che arrivava alle casse del clan? Ogni mese, dottor. Ogni mese. Ogni mese. Prima o dopo di incontrarsi con gli orsi, in questo incontro che lei fece a Casa di Principe, lei ebbe anche informazioni, incontrò anche qualcun altro, sempre su quello che era stato il contributo che era stato reso dal clan Bidognetti agli orsi? Allora, questo qua erano 15 milioni, quando sono andato a parlare a casa loro hanno negato tutto quello che io gli ho rinfacciato, quello che mi ero scritto sul bigliettino, e quindi da quel momento io per principio ho attivato il fattore di mandarli via. Però quando è avvenuto questo qua di mandarli via? Che io dopo l'incontro a casa loro, successivamente mi sono incontrato con Ferrara Nicola, che questo fanno lo stesso, sì, mestiere, insomma. Un attimino, adesso ci arriviamo, Guida, volevo cercare di dare un ordine cronologico, se era possibile, se eri in grado di farlo. La mia domanda era, prima di parlare di Ferraro Nicola, volevo chiedere, lei ha detto di aver assunto informazioni dalle persone che ha citato per quanto riguarda questo aiuto che aveva stato dato ai Bidognetti agli orsi. Mi scusi, questo innanzitutto volevo fare la domanda, ma questi 15 milioni lire versate mensilmente erano coerenti con i patti, oppure erano ritenute da lei e dagli altri in qualche modo non coerenti con quelli che erano gli accordi presi all'epoca con i reggenti pro tempore del gruppo Bidognetti? Dottor, questo specificamente non ricordo se lui è rimasto con Sedola ed altri che l'hanno favorito per vincere alla gara, questo non lo ricordo in questo momento. La domanda è. Però io quando sono andato con loro. Lei mi ha detto lei ha già detto che erano stati aiutati per vincere la gara. Le volevo chiedere. Sì, questo sì, questo. Volevo chiedere, i 15 milioni al mese erano rispettosi dei patti presi con la precedente reggenza?
o erano minori di quelli che erano i patti originari con i soggetti che l'avevano aiutati? Dottore, io quando sono uscito, prima che incontravo gli orsi, loro davano 15 milioni. Quindi se con Cisella sono detto di specificamente, io diciamo non era in carcere, quindi non era presente. E per quello là che mi è stato spiegato ve l'ho detto. Sì, successivamente con il mio intervento poi avviene che loro portano a 30 milioni. In pratica andiamo a finire nell'euro e loro davano 15.000 e dispari euro. Ho capito. Per ammontare alla somma di 30 milioni. Questo è quando io hanno sentito il peso dei miei interventi a sporre loro. Ho capito. Quindi anziché di dare 15 ce ne davano 30. Allora, ma io ormai già ero attivato per mandarli via. Ho capito. Un attimino, mettiamo ordine. La domanda che le ho fatto era questa. Lei quindi si è attivato per far passare dai 15 milioni di euro, 15 milioni di lire ai 30 ai 15.000 euro, quindi ai 30 milioni di lire col suo intervento. Lei si è attivato per raddoppiare il valore della tangente perché le avevano detto che si erano accordati per una somma maggiore o perché lei ha agito, diciamo, d'iniziativa ritenendo non congruo quell'accordo? Presidente, mi perdoni, però no. Nella domanda del pubblico ministero mi pare che ci sia proprio insita la risposta. La domanda dovrebbe essere, chiedo scusa se intervengo, qual è la ragione per la quale è intervenuto? No, ma lei è suggestiva e non è ammessa in sede d'esame. Sì, riformuliamo la domanda, pubblico ministero. Vabbè, è un'alternativa, non che ci sono tante alternative, quindi non è. Ma non è un out, nel senso che non è suggestiva, sono due ipotesi, comunque la riforma non c'è ma problema. Ma anche due ipotesi è suggestiva, sarebbe delle due possibili risposte, no? Sono due secche le ipotesi, non è suggestiva. Ma comunque non fa niente, la riforma non c'è problema. Senta, lei intervenne perché qualcuno le chiese di intervenire o intervenne, lo fece autonomamente, quella di richiedere un innalzamento della tangente? No, dottore, no, ma ve lo dico in questo modo, spero di spiegarmi. Io quando sono uscito, loro mi hanno spiegato come avevano favorito i fratelli Orsi. E mi dissero, compa, questi ci danno questi soldi, a nostro avviso ci dovrebbero dare di più. Io ho fatto le mie valutazioni e mi sono detto bisogna intervenire e mi sono presentato a casa loro accompagnato dai casalesi e gli ho detto guardate che voi ci date questa cifra, per noi ci dovete dare di più, meritiamo di più perché noi abbiamo fatto questo intervento a vostro favore, solamente che loro dicevano compa Gigi ma guardate che noi qua ci siamo riusciti noi stessi e compa Gigi qua ci siamo riusciti noi stessi. Ma non era come dicevano loro, diciamo che loro in quel momento che mi sono trovato a casa loro negavano pure questa cosa e in presenza di questa discussione mi accompagnarono quattro affiliati del gruppo Bidognetti, ma la discussione seduta attorno a tavola ci trovavamo io, Sergio Ussa, Michele Ussa, Mielo Borrata, Borrata Francesca e Mielo Massimiliano. Questi due erano due di quelli là che mi avevano chiarito le cose di tanti favori che avevano ricevuto i fratelli Orsi dal gruppo Bidognetti per accaparrarsi questa gara. Però al momento della discussione, loro che hanno fatto? Prima dell'incontro mi hanno, diciamo, speronato pure, dicendo, compa, questi ci devono dare di più. Ma quando stavamo attorno a tavolo, e io ribadivo ai fratelli Orsi così, che quello che parlavi di più era Sergio anziché Michele, perché Sergio era anche più grande, comunque avevo più favello pure a parlare questo, più politicante. E diciamo che un pochettino mi trovavo in difficoltà, nel senso che questo Borrate è mio, non risposto proprio in mezzo. E arrivato a un certo punto, parola su parola, mi sono alzato in piedi senza nemmeno salutarla, no, non vi nascondo, io ero anche armato, mi scattò quel fatto di tirare la pistola fuori, non puntare loro però, e me la mise a fianco alla gamba e mi sono portato all'uscita dell'abitazione verso il portone,
che c'erano altri due ragazzi all'esterno per andarmi. In pratica io me ne sono andato in quel momento senza salutarli nemmeno. E loro, io, per il personaggio che avevano davanti, siccome avevo anche la pistola in mano, rimase anche, diciamo, un pochettino impaurito, per non dire paralizzato. E me ne sono andato. Poi ci sono stati vari incontri con i fratelli Ozzi, sì, successivamente, sì, per altre cose anche. Ristazione a questo incontro avvenne, c'era, mi ha detto, c'era anche Miele, Massimiliano e Borrata Francesco in questo incontro. Lei fu accompagnato da qualcuno? E questi due qua, più che stavano in una macchina, io mi trovavo in una macchina con Luigi Grassia e di Caterina Emilio, e mi sembra che c'era anche Spenuso Sabatura. Dico, mi sembra Spenuso, però questi quattro qua è sicuro che vi ho detto. Il di Caterina, il di Caterino, il Grassia, Borrata e Miele. E senta, di Caterina e Grassia presenziarono o si limitarono a accompagnarla? No, no, questi non sono stati attorno a tavola, dottore, erano fuori. Quella attorno a tavola, diciamo, presenta la discussione, eravamo in cinque e quindi era Borrata e Miele. L'incontro a casa di chi avvenne? Come? A casa di chi avvenne questo incontro, in che, a che ora più o dottore, meno? Dottore, io non ricordo con esattezza se è la casa del Sergio o del Michele, però era la casa di uno di tutti e due. Se ci potrei andare un portone, ci salivano due o tre scaletti, insomma, come sopralluogo, portandomi dentro ci riuscirei anche con i ricordi, ma ho usato una sola volta che io sono stato, quindi in quale... non ricordo, ma se era la casa... In quale comune? In quale comune ci fu questo incontro? A Casal di Principe. E verso che ora? Se mi dice chi è che organizzò l'incontro, fissò l'orario, chi è che agì come intermediario? Il Borrata Miele. Loro erano molto amici, specialmente il Miele, erano molto amici dei fratelli Orsi. Senta, quindi loro andò fu di sera questo di mattina questo incontro? No, no, è sera, era scuro, dottore, è di sera. Senta, gli Orsi già la conoscevano a lei di nome? Sapevano no, chi era? No, allora, ma di nome sì, di nome sì. Loro successivamente, non ricordo in questo incontro specifico, ma io mi sono incontrato più volte dopo con gli Orsi, e loro, che io ricordo anche da Seggio, con Bagigi, noi abbiamo sempre sentito parlare di voi, i tempi con Badonino, Bardellino, sotto, sopra. Loro mi hanno detto da loro proprio che avevano sentito questo nome di Gigino. Mi scusi, avevano delle conoscenze con chi, mi scusi? Mi ha citato compà Bardellino, compà, che è i due compà che hanno citato, che uno dei due aveva citato. No, loro dissero, compà Gigi, noi abbiamo sempre sentito parlare di voi, ai tempi quando voi facevate parte di Antonio Bardellino, Mariovene. E senta, qualcuno le ha dato delle informazioni preliminari all'incontro con gli Orsi circa i loro rapporti di amicizia con qualche componente apicale del clan? Tutto, questi qua sono di Casal di Principe, Sergio Osse, insomma, io non ricordo con esattezza in questo momento, però posso dire, loro si conoscevano già, come mi hanno detto, con i Bardellino, anche se erano imprenditori, però sono tra paesani, conoscevano il Bardellino, Iovine, non ricordo con esattezza perché... in questo momento una discussione tra loro e Mario Iovine di anni fa, però non mi ricordo in questo istante, non vorrei prolungarmi. Perché il 29 settembre 2009, per esempio, pagina 3 ha dichiarato: cominciando a prendere le informazioni sugli affari in gioco, venni a sapere dei fratelli Orsi, persone che sapevo essere amici di Iovine e Bardellino, ma che non avevo mai incontrato prima. Io non li, vi ho detto, io non ricordo di averli incontrati prima dell'arresto del 90. Sì, è sull'amicizia... Nel 2001 solo l'ho conosciuto. Mi scusi, lei ha dichiarato che sapeva essere amici di Iovine e Bardellino. Sapeva. Ma questi due erano amici dei giovani Bardellino? Sì. Ma queste sono cose dette dai ragazzi del clan, che vi ho detto che in questo momento non mi ricordo, non è che sto negando quello che avete letto. Ah, quindi le persone del clan le avevano detto che erano amici di giovani Bardellino? Sì, sì, loro mi avevano detto, mi avevano dato tante spiegazioni dei due personaggi, fratello Ursi, chi erano.
prima di fare l'incontro io. Mi avevano detto chi erano queste due persone. E senta, lei mi ha detto che si era, diciamo, annotato su un fogliettino le cose che doveva contestare agli Orsi prima di questo incontro. Sì, dottor. E facendo un attimo un passo indietro, lei ebbe modo di incontrare prima di questo incontro Vassallo Gaetano? Sì, sì, e io mentre che voi parlavate mi stavo venendo a mente, ma stavo come vivendo il momento. Io mi sono incontrato con Vassallo Gaetano in presenza di Bernardo Cirillo in una masseria a Castelvotturno, a masseria di Bufala, e il Vassallo mi spiegò che lui, attraverso l'intervento del gruppo Bidognetti, aveva favorito i fratelli Orso con camion, roba di attrezzature del genere. E quindi questo era uno degli appunti che avevo su bigliettino, che io, diciamo, rinfacciò ai fratelli Orso, che loro negarono anche questa evidenza. È un fatto che mi disse, diciamo, in persona il Vassallo Gaetano, questo. Quindi questo prima del... Questo è uno degli favori che stava scritto sul biglietto. Senta, ma gli Orsi erano attrezzati per poter svolgere quel servizio o non lo erano, se lo sapeva? Dottor, io allora quando... quello che io ricordo in questo momento è l'incontro che vi ho appena raccontato in questa masseria, che loro non erano ben attrezzati completamente quando poi è stato successivamente... Sono stati chiamati Gaetano Vassallo dal gruppo Bidognetti per mettersi a disposizione dei fratelli Orsi. A che Gaetano Vassallo già aveva delle attrezzature, che io dico da camion e quant'altro, di metterle a disposizione per i fratelli Orsi. Ciò stiamo parlando di un momento che loro non erano molto attrezzati, perché se erano molto attrezzati non avevano bisogno di Gaetano Vassallo. Invece hanno fatto intervenire Gaetano Vassallo specificamente. Lei conosceva già Gaetano Vassallo prima di incontrarlo? Dottor, io lo ricordo solo quando sono uscito, in verità, in questo momento. Sapeva chi non era? Non me lo ricordo prima, sì, prima del 90, non mi ricordo prima del mio arresto. Sapeva chi fosse? Chi era Gaetano Vassallo? E questo vi posso dire che sapevo ieri, quando sono uscito nel 2001, sì, no. Prima di incontrarlo ne ho parlato con Bernardo Cirilla e con tanti altri che mi spiegavano delle varie cose che mi sono appuntate, e andava appuntato anche questo passaggio del Vassallo. Prima del mio arresto del 90, dimmi la verità, non me lo ricordo. Ho conosciuto che lui era di Cesa. Ho capito. E io già dei tempi degli 80, quella guerra Bardellino-Cutuliano, ho conosciuto l'esponente di Cesa, sono stato a Cesa. Però in questo momento non posso dire la domanda era... conoscevo prima dell'arresto. Ho capito. Quindi Cirillo Bernardo le spiegò quello che aveva fatto Vassallo Gaetano? Prima non di parlare... Non solo Bernardo Cirillo, varie persone. Varie persone. Solamente da quello che... Quello che mi ha portato a Gaetano Vassallo da me è avvenuto attraverso Bernardo Cirillo, in questa masseria che vi ho appena spiegato. Quindi Vassallo Gaetano le raccontò quello che aveva fatto per gli Orsi. Sì, sì. Senta, perché lei volle incontrare, la domanda era perché volle incontrare direttamente Vassallo Gaetano, non si accontentò di quello che le avevano detto gli affiliati sul ruolo di Vassallo? No, dottore, non era questo qua, che io non mi fidavo di Bernardo Cirillo o altri. Ecco, questo qua, avevo il piacere che mi volevo incontrare a Gigino. E quando ci siamo parlati dell'intervento che lui ha fatto agli Orsi attraverso i Bidognetti, abbiamo parlato anche un pochettino di altre cose, tipo di cercare di fare insieme. Ho capito. Senta, quindi diciamo Vassallo Gaetano le fece le diede indicazioni di quello che era il suo ruolo. Vorrei chiederle, ma al di là del fatto che lei non ricorda se l'aveva mai incontrato prima del 90,
nel 2001. Voglio chiedere, ma sapeva che rapporti aveva Vassallo Gaetano con il suo clan? Gliel'è stato illustrato? Detto che questo qua era, loro mi hanno raccontato che era ottimo amico proprio di Bidognetti Francesco, che faceva, lui era del campo proprio dei rifiuti, queste cose qua, e quindi con lui avevano organizzato, tra lui Bidognetti Francesco in persona, questo tipo di attività che facevi il, come si chiama, l'attività che avevi il Vassallo, e loro me l'hanno detto. Nel senso, come dire adesso, che era non una persona qualunque, che era molto legato lui al gruppo Bidognetti, molto legato in affari, in queste cose qua. Quindi non è che mi dissero un Vassallo donde per dire. Quindi... io per questo pure disse va bene, buttala, no, così parliamo un po'. E abbiamo parlato di questo fatto degli orsi, abbiamo parlato di altre cose. Cose che ho spiegato alla procura, di altri fatti, interventi per favorire il Vassallo, su altre cose, non solo su questa discussione dei fratelli Ossi. Senta, sempre una specificazione. Vassallo, quando parlò con lei e le confermò, aggiungendo dettagli, quello che le aveva detto Cirillo Bernardo, disse da chi era stato richiesto di svolgere questo intervento e di aiutare gli Orsi? Chi è che l'aveva, chi gliel'aveva dato questo incombente? Dottore, in questo istante non mi ricordo. Dunque, perché lo stesso verbale che le ho rappresentato, poi io lo leggo, ci ha favorita quello che le disse Vassallo in relazione al suo, il suo ruolo. 29 settembre 2009 le ha dichiarato: Vassallo era un nostro amico e si era prodigato a favore degli Orsi perché richiesto da Setola e Bidognetti Aniello. Dalle informazioni che ricevetti furono infatti Peppe Setola e Bidognetti Aniello ad interessarsi nello strutturare la società degli Orsi, chiedendo che da Vassallo desse loro una mano. Io confermo quella che avete detto, vi ho solo detto prima che è un fattore che sono passati altri 4 anni che non ricordo, non è che nego quello che ho dichiarato. Ho capito. Senta, in relazione a questo aiuto che Vassallo aveva dato agli Orsi per, su richiesta del gruppo Bidognetti, vi era una doglianza da parte sua, cioè l'aveva appuntato sul bigliettino per contestare agli Orsi? Presidente, chiedo scusa, ma già, perdonatemi, già ha detto che aveva riferito che lui aveva dato una mano agli Orsi, questo era il punto nel dargli l'automezzi. E questo già l'ha detto, che l'aveva appuntato sul biglietto. Non ho capito perché ripetere nuovamente la stessa domanda. Già l'ho riferito. Sì, la domanda è, lei ha parlato del fatto che ha fatto prima riferimento alla vicenda dell'aiuto al gruppo Bidognetti per vincere la gara. Volevo chiedere, in relazione all'aiuto che aveva prestato Vassallo Gaetano, lei l'aveva messo in conto come un aiuto per cui non aveva conseguito un'adeguata ricompensa per voi? Per me personalmente no. Siamo sempre alle solite, Presidente, però questa è una domanda. Lui ha parlato, ha detto chiaramente, ha espresso il concetto, gli facciamo un'altra domanda, sì, con il suggerimento di una nuova risposta che si aggiunge a quella di prima, mi pare evidente. Lo ha chiarito. Perché torniamo 6 volte sullo stesso punto? Andiamo avanti. Quando lei chiese informazioni a Vassallo Gaetano, Vassallo Gaetano le raccontò di essere rimasto soddisfatto o insoddisfatto in relazione a quello che aveva fatto per gli Orsi? No, insoddisfatto, dottore, non era d'accordo per il comportamento dei fratelli Orsi. Vi posso raccontare una cosa che mi è venuta in mente adesso, però se penso che ve l'ho detto nei vari interrogatori, se posso. Prego, non so, dica, non ho proprio idea. Dica, era insoddisfatto perché? Se se lo ricorda. Sì, vi ho detto che lui non era soddisfatto dei comportamenti dei fratelli Us, perché i fratelli Us prima avevano chiesto in favore al gruppo Bidognetti. Il Vassallo si era messo a disposizione, ma loro non erano dato nessuna
contributi, nessuna, non hanno contraccambiato l'attenzione del vassallo nei suoi loro confronti. E senta, lei quando nel corso dell'incontro con gli orsi espresse tutti i punti per cui vi erano stati dei mancati riconoscimenti da parte degli orsi, fece riferimento anche al contributo di vassallo Gaetano? Quello che io avevo appuntato sul bigliettino, sì. Sì. E si ricorda cosa, se vi fu una risposta su questo punto da parte di Sergio Orsi? Su questo punto? Tutti i punti che io avevo, 8-10 punti che io mi avevo scritto sul bigliettino, loro da prima all'ultimo negavano a modo loro, raggirando, quasi loro negavano il favoritismo del gruppo Bidognetti. Non è che uno l'hanno accettato e un altro no. A modo suo, politicamente, Sergio aveva sentito di parlare dei Gigini, ma si credeva di girarmi intorno con la sedia. Ma io me ne sono andato, ma non è che mi sono, diciamo, bevuto quello che aveva detto lui. E che quei due presenti dovevano rispondere come avevamo pattuito prima dell'incontro, sarebbe Borrata Miela. E diciamo io mi sono un pochettino atterrato con loro dopo quando ce ne siamo andati. L'ha giudicato un poco malamente che loro non sono intervenuti. E io a me non mi avevo fatto piacere questo raggiro dell'orso nei miei riguardi. Perciò mi sono alzato impugnando la pistola e poi ho sfocato un pochettino con loro fuori. Senta, si ricorda che cosa contestò, che cosa c'era scritto sul bigliettino in relazione all'impegno profuso da vassallo Gaetano? Cosa contestò di questa parte, se lo ricorda, gli orsi, e cosa le risposero su questo punto gli orsi? Tutto io quello là che ricordo, quello là, è che un passaggio che mi è venuto in mente che volevo dire, se non me lo dimentico, ve lo dico subito. Quando avvenivano queste discussioni dopo il primo incontro con i fratelli orsi, loro quando io me ne sono andato un pochettino si sono preoccupati, che si sono visti poi con gli affiliati, Borrata e cose. Loro mi mandarono a dire che io potevo un pochettino recuperare, di guadagnare un pochettino in più. In che modo? Bisognava che io intervenivo con il sindaco Antonio Scalzone, se il cognome no, Antonio Scalzone, cioè io ho fatto, attraverso questo loro suggerimento, attraverso il Borrata Miela, feci un incontro con il fratello del sindaco, Alfonso Scalzone, suggerito dai fratelli Orsi, che loro, avendo questa, come si dice adesso, questa carta di questi 4 miliardi che potevano essere 3,8, 3,9, non ricordo con certezza, ma più o meno stiamo là, che io potevo dire al sindaco Scalzona, hai messo della raccolta per 4 miliardi, aggiungi 4 miliardi e mezzo, a che 500 milioni sotto una forma poi venivano scanciate dai fratelli Orsi per consegnarle a noi. Però all'incontro disse il Alfonso, come si chiama, Scalzone, che non si poteva fare, e io invece ho insistito. Ci siamo lasciati, che lui ne parlava con fratello sindaco, è avvenuto successivamente di giorni un altro incontro, e disse, compagno Gigi, purtroppo ce l'avevo dovuto avvisare prima, perché adesso non si può più fare, perché sono state firmate delle carte sotto sopra. Mo se lui in quel momento mi ha raccontato una bugina, abusivo sto dicendo, però insomma è avvenuto questo fattore che sotto suggerimenti dei fratelli Orsi di far aumentare il, come si chiama, insomma come ho detto, 4 a 4 miliardi e mezzo. Ho capito. Si volevano rifare in questo modo, però questo magari l'ho detto. In ragione Alfonso disse che non era più possibile fare un intervento del genere. Ho capito, questo fa parte di incontri successivi a questo primo incontro, cercavo di dare un ordine cronologico, ci sarei arrivato
poco avanti. Lei ce l'ha anticipato e va bene. La mia domanda, scusi, torniamo un attimo all'incontro, il primo incontro a Casal di Principe con gli orsi. La mia domanda era legata al famoso appunto. Lei ha segnato l'appunto, tutti i punti che aveva tratto dalle informazioni dei soggetti che ha indicato. Volevo capire di questo, per quello che si ricorda adesso, comprendo la difficoltà del ricordo, per quello che si ricorda adesso, ricorda cosa gli contestò di quello che era stato detto da Vassallo Catania e appuntato, e cosa rispose Sergio Orsi di fronte alla sua contestazione, se se lo ricorda. Dottore, una di quelle che mi ricordo era quel fattore che loro del gruppo Bidognetti ne avevano mandato la precedente concessione per favorire loro. Il loro intervento sui vari esponenti del comune di Castelvolturno, il fattore del vassallo che loro avevano detto che era messo a disposizione dei fratelli Orsi. Questi due o tre interventi li ricordo, ma presso poco, come vi ho detto prima, erano un po' di cose, circa 8-10 passaggi. Sì. E mi scusi, su quando lei rappresentò del fatto che Vassallo si era messo a disposizione per ordine del clan, gli Orsi che dissero? Sergio Orsi cosa rispose? Se riesce a ricordare la giustificazione, ovvero la risposta, se riesce a ricordarla. Dottore, chiedo scusa se parlo in questo modo, sembra di averlo detto prima, sì, però ripeto adesso. Cioè, nel senso che loro guida era un po' più... hanno negato tutto. L'ho capito, Guida era un po' più specifico. Lei ha parlato degli automezzi, di aver dato in uso gli automezzi. Si ricorda se il fatto che aveva dato in uso gli automezzi del vassallo lei gliel'ha contestato agli Orsi? Sì, come ve l'ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene. Io avevo appuntato pure i fai l'intervento del vassallo nei loro confronti, ma forse Sergio agirava a modo suo, che non era stato nessun favoritismo del vassallo nei suoi confronti. E lui agirava tutto quello che sì, io sì, gli Guida, dicevo. L'ho capito. La domanda era sulla contestazione del fatto che aveva dato in uso gli automezzi. Orsi Sergio, che aveva risposto in relazione all'uso degli automezzi? Si ricorda cosa aveva detto come giustificazione, pretesto? Dottore, in questo momento, con esattezza, diciamo, cronologicamente, tutte le frasi che ci siamo dette non le ricordo. Però vi posso confermare che io gli ho detto: guarda che noi, Bidognetti, ti abbiamo favorito pure con l'intervento di Gaetano Vassallo. E Sergio, a modo suo, rinnego anche questo favoritismo specifico di Vassallo. Ho capito. Per aiutare nel ricordo... Se sono stato chiaro. Sì. È un po' più preciso il 29 settembre 2009, lei ha dichiarato il 29 settembre 2009, leggo il periodo, l'incontro fu inizialmente cordiale, dopo un po' io consultando l'appunto scritto che mi era stato preparato, cominciai a rappresentare ad entrambi quello che il clan aveva fatto per loro, dolendomi della modestia di quel che versavano. Mi indispettii rapidamente perché ogni volta che elencavo una delle nostre prestazioni, Sergio Orsi, colui che parlava in netta prevalenza tra i due, mi contestava quel che io dicevo. Quanto al nostro intervento per fargli vincere la gara, Sergio Orsi diceva che era tutto merito suo. Quanto agli automezzi concessi da Vassallo, diceva che erano vecchi e malandati. Ma non mi ricordo con esattezza quello che vi ho dichiarato all'epoca. Comunque io vi sto dicendo che qualunque cosa che mi hanno, diciamo, gli affiliati suggerite, mi sono scritto su bigliettini e detto loro che sono come state dicendo voi adesso, e lo confermo se ve l'ho dichiarato 4 anni fa. Okay. E loro hanno negato comunque che sì, no? Adesso, cioè, che i camion erano buoni o malandati, loro insomma, a modo loro negava tutto. Okay. Anche se trovava la forma... che i camion erano vecchi, però tu te ne sei servito di questi camion vecchi, e all'epoca non erano vecchi, non lo so, bisognerebbe dire a loro. Senta, volevo... Dottore, voglio dire una cosa, per sì. Io. Signor Presidente, avrei bisogno di qualche minuto perché ho qualche problema. Sì, sospendiamo mezz'ora, va bene? No, cioè, no, dottore... No, anche per esigenze del Tribunale... Ah, ok. Va bene, sospendiamo mezz'ora. Guida, sempre in relazione a questo incontro di cui stiamo parlando, lei mi ha detto di essere andato con Miele Massimiliano e Vorata Francesco. Erano degli affiliati costoro?
Sì, sì. E senta, avevano mai detto che aveva dei rapporti personali diretti con gli orsi. Mi può spiegare se aveva saputo o meno che vi fossero dei particolari comportamenti dei due con gli orsi, da cui si poteva ritenere un loro il fatto che le avvantaggiassero? Dottor, questi qua che io ricordo venivano favoriti dai fratelli orsi, che gli cambiavo qualche assegno, qualcosa del genere, qualche prestito. Più che ricordo in questo momento che gli orsi favorivano i due a cambiargli qualche assegno. È dovuto anche questo il fatto dell'incontro di non essere intervenuto. Lo seppe dopo o lo aveva già saputo? Lo seppe dopo questo incontro, che c'era questo rapporto privilegiato con gli orsi di Borrato e Miele, o lo aveva già saputo? Che loro sapevano bene, che li conoscevano bene, questo anche prima. Però in questo momento ricordo più che è avvenuto dopo, nel senso, quando io, uscendo dalla casa degli orsi, mi sono innervosito un po' violento anche con loro. E dopo qualche affiliato mi dice, allora quelle per fatti loro, per non dire una pronuncia, per fatti loro, quelle che ci hanno parlato, perché fanno i fatti loro. E senta... venivano fuori dagli orsi, e quindi perciò loro non erano intervenuti. Lei, Miele Borrata, prima di essere scarciata nel 2001, non li conosceva? Da chi, da tu? Miele Borrata, prima di essere scarcerato nel 2001, non li conosceva o li conosceva? No, più di no. E senta, quindi lei si allontanò e lasciò Miele Borrata da soli a casa degli orsi? No, dottor, quando siamo arrivati sotto all'uscita del portone, io mi sono subito infilato in macchina con Di Caterina e Grassia. Loro avevano un'altra macchina, i due Borrato e Miele. Adesso in questo momento non ricordo se poi loro sono usciti proprio subito con me. Io ricordo l'immagine, il fatto quando ho estratto la pistola e mi sono portato vicino al portone dell'uscita, il tempo che gli orsi si sono avvicinati a loro per aprire il portone. Quindi una volta aperto il portone io ho pensato ad uscire, e i due ragazzi erano fuori, mi sono messo subito in macchina e mi sono allontanato. In quel momento loro stavano per uscire dietro di me, però se vi devo dire che ho visto che hanno messo in granata la marcia per partire pure a loro, non mi ricordo in questo momento. Ho capito. Senta, eravate arrivati con due macchine separate comunque? Sì, con due macchine. Borrato e Miele erano arrivati insieme a lei o l'avevano anticipato? Erano rimasti, cioè, erano riattrovati in casa, oppure siete arrivati insieme contemporaneamente? No, il Miele e Borrato stavano prima di me, dottor. Però non mi ricordo, voglio dire, loro già stavano prima di me. Senta, lei che sono arrivato prima di me, in questo istante non mi ricordo con esattezza, ma loro prima, non potevo arrivare io dopo, perché l'incontro l'avevano fatto loro e loro dovevano fare questa presentazione. E senta, lei ha detto di aver a un certo punto messo la mano sulla pistola, cioè aver estratto anche la pistola. Mi spiega perché lo fece, perché si innervosì e ho compreso. Perché prese mano alla pistola? Dottore, in verità in quel momento, con tutte quelle cose che io dicevo, loro che raggiravano tutta questa cosa con il suo modo di fare, con il suo sorriso, questa falsa politica che faceva lui, e un pochettino è stato anche lo scatto nervosismo, però non è che era intenzionato a risparare, perché se ne sparava subito, e quello mi ha portato a questa situazione. È avvenuto tra il nervosismo e il diffidare poi delle persone. Cioè diffidare nel senso che il preoccupazione? Tutto, io ero all'inizio che conoscevo queste persone, quindi diciamo la diffidenza è un fattore della vita che uno viva, perché io sono stato portato in quella casa di due persone che erano sinceri amici con con i Bidognetti. Però a me non mi è apparsa per niente così quella seduta, e quindi sono scattato un pochettino sia con nervosismo sia di fidarmi di me stesso. Senta,
Lei ha avuto, tornando agli incontri immediatamente antecedenti all'incontro che ci fu con gli Orsi, quindi questo primo incontro a casa loro, a Casal di Principe, volevo chiederle, lei aveva avuto informazioni su eventuali legami che avevano i fratelli Orsi con esponenti politici? Proprio in questo istante no, comunque non mi ricordo, loro erano più portati vicino a Fasci che all'epoca mi sembra che era Forza Italia, diciamo il PDL di adesso, quindi erano più su questo ramo qua loro. Però che tipo specifico di ruolo potevano avere con i politici in questo istante non me lo ricordo, tranne poi che io sono intervenuto con qualche politico proprio in merito agli Orsi per mandarli via. Quindi lei da Castelbottura. Quindi in tempo successivo lei è intervenuto su dei politici per mandarli via gli Orsi da Castelbottura, intende dal contratto che li legava con il comune di Castelbottura per la raccolta dei rifiuti? Esatto. E senta, scusi, per entrare in argomento, se ci può anticiparlo, chi erano i politici su cui è intervenuto e tramite chi, e poi le farò delle domande più specifiche sul punto. Dottore, allora se per essere più precisi, no, più cronologico, il fattore che vi ho spiegato prima, che sotto il suggerimento degli Orsi ho fatto l'incontro con il fratello del sindaco per aumentare 500 milioni per il gruppo Bidognetti. Tra uno che l'ha suggerito, ecco, il fratello del sindaco che disse che era arrivato troppo tardi, cioè alla fine dopo ho capito che non era nemmeno vero quello che aveva detto il fratello del sindaco, che io ero arrivato tardi, perché qua stiamo parlando di una cifra circa 4 miliardi, che successivamente, sempre fra il sindaco Scalzoni e fratelli Orsi, cioè voglio dire 4 miliardi a modo loro, che i fratelli Orsi creano una situazione di difficoltà così da aumentare l'importo e arrivarono quasi a 7 miliardi. In pratica quando l'hanno potuto fare dopo, lo potevano anche fare quando avevi chiesto i 500 milioni, ma uno me l'avevo suggerito e un altro dice che era arrivato tardi. Non so se sono stato chiaro fin qua. Prego. Per il concetto che volevo portare. Sì, e prosegua, quindi che succede? Quello che è successo una volta che io sono intervenuto, che io già stavo intervenendo sotto per cercarla di mandare via questi qua. Che cosa succedeva? Se è questo il momento che devo dire la cosa. Senta, questi qua, se può specificare, stava cercando di mandare via questi qua. Chi sono questi qua che cercava di mandare via? I fratelli Orsi. I fratelli Orsi. Quindi a un certo punto lei decide di mandarli via, di cacciarli da Castelvolturno. Sì. No, io di mandarli via è avvenuto dopo l'incontro a casa loro. E io da quel momento ho scattato il principio che li dovevo mandare via. E quindi mi sono attivata subito dopo pochi giorni, qualche settimana da questo incontro a casa loro, per informarmi e organizzarmi a chi minacciare o dire sul comune di Castelbottura che questo andavano fatto fuori, nel senso di lasciare la gara. Aveva raggiunto accordi con qualcuno in vista della sostituzione? Il fattore proprio di mandare, quando gli è nata la discussione, cioè erano delle persone che a me mi stavano solo antipatica, perché io mi ero sentito mancato di rispetto, e che tutto questo fatto che loro avevano negato queste evidenze che mi avevano evidenziato gli affiliati. E poi successivamente, ma a distanza di qualche mese, non ricordo con una certezza, ebbe un incontro con Nicola Ferrara, che in Nicola Ferrara lui svolgeva con una ditta vicina a lui uno spurgo sui canali tra Castelbottura e Mondragone, e lui durante l'anno in estate
e dava una quota al gruppo di Mondragone, perché la zona dello Spurga, diciamo, di questo lavoro comprendeva le due zone fra Mondragone, Pescavagano, Castelbottura, e allora lui consegnava ogni estate una quota al gruppo di Mondragone e una quota al gruppo di Bidognetti, solo che la quota al gruppo di Bidognetti lui la consegnava agli affiliati degli Schiavone, e gli affiliati degli Schiavone la dovevano consegnare a noi. Questo qua era successo prima che io uscissi, era avvenuto lo scambio di dare i soldi agli Schiavone, gli Schiavone a sua volta consegnarli al Bidognetti. Quando invece mi sono trovato io fuori, questa rata non arrivava, al che con gli interventi degli affiliati dei nostri, dei Bidognetti, andavano dal Ferrara, Nicola, e lui diceva, ma guarda, già ve le ho date, e diceva che lui già l'aveva date a mano agli Schiavoni. E i vari ragazzi si incontravano con più di un ragazzo, cioè affiliato degli Schiavoni, a dire, ma sono arrivato a te, sotto sono arrivato a te, e uno negava a destra, un altro negava a sinistra, e quindi non arrivavano mai a sta somma. Io attraverso Nicola Fieri, e c'era presente anche Bernardo Cirillo, a casa di Caterina Emilio, mi fece fare un incontro con questo Nicola Ferrari, che era la prima volta che lo incontravo. Così ci siamo seduti e gli dissi, ma dove stanno questi soldi che ci dovevi dare? Si parla di una ventina di milioni questa rata per i Bidognetti. E lui diceva, ma guardate che io gliel'ho mandato a questi qua, e Schiavone sotto, sopra, mai con un nome bello specifico che uno poi si poteva indirizzare a questo. Sembrava quasi un mezzo gioco di parole, di non individuare con esattezza chi è che aveva avuto in consegna questa rata. E da questo incontro lui mi ha esposto il fattore, perché lui poi, essendo di Casal di Principe, essenza della, che era dello stesso mestiere, essendo che lui era stato fatto fuori dai Bidognetti proprio attraverso i fratelli Orsi, e non c'aveva simpatia per i fratelli Orsi, cosicché lui mi disse, Gigi, se mandate via questi, io con un po' doppia. E allora un pochettino io c'ero il mio principio all'antipatia dell'incontro con i fratelli Us. Nell'occasione qua questo mi fece l'offerta di raddoppiarla, io mi attivo a vedere di intervenire sul comune per mandare via gli Orsi e per prepararla poi in secondo momento per rimettere un'altra volta il Ferrara. Anche se qualche affiliato del gruppo Bidognetti mi diceva, non vi fidate troppo di Ferrara perché è più vicino ai Schiavoni che a noi Bidognetti. Però io continuavo a fare in modo di mandare via gli Orsi, che poi ci riuscì. Sì, quindi praticamente che intervento? Ferraro le diede delle indicazioni specifiche di un pericolo imminente, di un intervento da svolgere in tempi rapidi? Dottore, dopo questo incontro, diciamo che passa tempo, passano mesi, non saprei essere sempre la solita, esatto con un i attimo, momenti. Un attimo, però, Guida. Presidente, nelle domande non dovrebbe essere, anche il suggerimento indiretto, vi disse qualcosa di un intervento? Non l'aveva detto, allora vediamo che disse mistero. Qualcosa, no, contiene un suggerimento, proprio questa è la tipica domanda suggestiva che non va fatta. Io dobbiamo riformulare. Sì, lei come fece a far sostituire o comunque far cessare il rapporto contrattuale degli Orsi con il Comune di Castelvolturno? Allora, una sera vennero da me di Caterina Emilio e Luigi Grassia. Che cosa stava avvenendo sul comune quella sera, quella sera? Io l'intervento l'ho fatto di sera, quindi quella giornata. Che
si era fatto una seduta comunale che loro potevano firmare un documento che gli orsi, perché a me prima di questo, un altro passo, faccio un passettino indietro, sì, attraverso, che io ho incontrato anche di persone, il scalzone sindaco e il fratello, e mi avevano, da prima dicevano, Gigi, non muovete troppo, sennò corrono le guardie, perché mandiamo via gli orsi sotto, sopra, e invece io non mi sono preso i loro consigli e ho attivato il mio principio che dovevano essere fatto fuori, e poi dove trovavo quell'offerta del Ferrari di mandare via questi qua. Quindi loro, anche il sindaco mi disse, va bene, se proprio volete così facciamo così. Un pochettino io conoscevo anche qualche assessore, dicimi, e spesse volte facevo intervenire in persona al mio capozone, che era Pasquale Morrone, che era di Castelbottone, sul comune di Castelbottone. Quindi stavo dicendo che a questo giorno loro dovevano fare questa seduta comunale, a che mettevano una firma e che i fratelli Orsi si sarebbero assicurati di stare non so per quanti anni, che nessuno li poteva mandare più via. Questo voi lo potete accettare sia come data di quello che è avvenuto, quindi potete anche vedere in questo modo le date di quando è avvenuto questa serata. E quando sono venuto di Caterina e il Grassia, e loro mi informarono di questa cosa che erano saputo che stava per effettuare il comune. Quindi doveva essere e io in quel momento disse... Doveva essere votato una delibera, qualcosa, un provvedimento comunale? Dottore, io questo che non riesco a pronunciare, a volte non mi esce la frase. Una delibera per favorirli che restavano di sicuro per tanti anni. A che dice ai due affiliati di andare a prendere immediatamente al Nicola Fieri, e quindi loro sono andati a casa di principe e sono venuti con Alfieri, Nicola Fieri. Contemporaneamente disse a loro due di prendere qualche ragazzo di Pasquale Morrone, al locale di Castelbottone, nostri affiliati, e di portarsi da due o tre assessori a Castelbottone per minacciarli a nome mio e di quello che volevano loro fare questa delibera. E loro l'hanno seguito di minacciare qualche assessore, cose che mi confermarono dopo. E io, mentre che a Nicola Ferrara, che io ero già... ne parlavo con i miei affiliati prima di questo momento, di questo mio via di questa minaccia, di questa delibera, che essendo il Cosentino Nicola, era il responsabile, come si dice, capogruppo del Casertana, del partito, e il Scalzone Antonio, il nome, insomma il sindaco di Castelbottone, era della stessa corrente politica del Cosentino. Essendo lui Cosentino responsabile, coordinatore, poteva benissimo, anche sotto suggerimento della Fiera, mandare a dire al sindaco, fai come dicono i bidognetti. E quindi io dissi a Nicola Ferrari, a Nicola Alfieri, di portarsi a Casal di Principe dal Cosentino per intervenire immediatamente con il sindaco Scalzone, che non veniva firmato questa delibera. E lui andò e poi venne un'altra volta e mi confermò tutto a posto, non vi preoccupate, ha detto che fa come dite voi. E successivamente io ebbi la conferma che lui era intervenuto, perché il sindaco Scalzone subito disse, va bene, allora facciamo come dite voi, non vi preoccupate. Senta, mi scusi, se lei sapeva che Alfiero Nicola aveva rapporti con Nicola Cosentino? Nicola Ferraro? Abbiamo parlato ha incaricato lei Alfiero Nicola, mi ha detto. Sapeva? Alfiero Nicola? Sì. Perché incaricò Capritto, il nostro affiliato. Alfiero Nicola Capritto, sì. Perché incaricò Alfiero Nicola di rivolgersi a Cosentino? Perché proprio Alfiero Nicola? Lui,
Dottore, io ho incaricato lui perché loro quando sono venuti i ragazzi sono stato proprio a confronto con il Nicola Alfieri, che sono venuti due ragazzi da me e vado a avvertirmi di questo dei libri che stavano per approvare. E poi prima di questo episodio io non conosco di persone il Cosentino, però ne ho sentito parlare dagli affiliati del Cosentino. E quindi se ero un pochettino informato di che cosa poteva era il Cosentino, che cosa poteva intervenire con questo sindaco Scalzone, non è che sono partito di testa mia, ero già un pochettino informato. Era già informato. Senta, vorrei rifaccio la domanda. Per quale motivo sapeva che vi era un rapporto a monte tra Alfiero Nicola e il Cosentino Nicola, o c'è un'altra ragione per cui incaricò proprio Alfiero Nicola di andare da Cosentino? Lui a confronto di Caterina e della, come si chiama là, dottore, erano molte ragazze a confronto del Nicola Alfieri. E quando l'ho chiamato io ero un pochettino nervoso, no? Che la cosa andava fatta comunque per forza come dicevo io. E l'affiere dicette, ma non vi preoccupate, che lì è amico nostro, fa come diciamo noi, non ci stanno nessun problema. L'affiere mi calmava dicendo non vi preoccupate, quello fa come diciamo noi, quello è amico nostro. Ho capito. Amico lo compare, sarebbe bidognetti, cicciotte, queste cose qua. Sì, senta, non l'ho mandata alla cieca così, sotto informazione. Senta, quindi questa delibera poi non fu, questa delibera con una conferma dell'affidamento pluriennale agli Orsi non fu tenuta? No, non fu fatta, fatto come ho detto io, sospesa, fu eliminata poi. Senta, volevo chiederle, ma lei ha inviato Alfiero Nicola soltanto da Nicola Cosentino o anche da qualcun altro? Dottore, un'altra che io ricordo in questo momento, Gennaro, all'epoca era Alleanza Nazionale, non mi viene il cognome, Gennaro... L'ho già riferito in fase di indagine. Quell'amministrazione... Quell'amministrazione era composta da, come tutte le amministrazioni, da vari gruppi politici. Lo ha già dichiarato. E quell'alleanza che per aiutarla, Guida, se non se lo ricorda, per aiutarla nel ricordo, il 29 settembre 2009 lei lo ha indicato. Allora, su un piano diverso mi rivolsi ad Alfiero Nicola, che sapevo godere di rapporti, di conoscenza con Coronella Gennaro e Cosentino Nicola. Esatto, Coronella, sì, esatto. Ho capito. Quindi anche... Perché queste qua... Prego. Cioè, posso? Prego, dica. Quello che sosteneva l'amministrazione del sindaco, come si chiama? Scalzone. Era da Forza Italia, dall'Alleanza Nazionale, cioè anche il coronello, perché il coronello lui era... Alcuni assessori consiglieri che reggevano la giunta di Scalzone erano proprio del gruppo che faceva capo al coronella, mentre che il sindaco Scalzone in persona e qualcun altro vicino a lui facevano capo a Cosentino, che erano di Forza Italia. E quindi io, per quando ho fatto minacciare alcune persone vicino a coronella, ho detto lo stesso alla fiera di dire a coronella che si faceva come dicevo io, e lui mi assicurava che non c'erano problemi nemmeno con coronella, e io insistevo a dire comunque a dire che si fa come dico io. Ho capito. Senta, si ricorda i nomi degli assessori che lei nei confronti dei quali lei diede mandato di minacciarli di non far approvare quella delibera che garantiva un contratto pluriennale agli Orsi? I nomi degli assessori, se li ricorda? Ha detto uno è Giacomo, un nome è sicuro, Giacomo Ambar Napolitano, il cognome. E l'altro è uno un po' più ragazzo, aspettate un attimo, non mi ricordo in questo momento, più vicino all'Alleanza Nazionale. Comunque mi sembra che, non ricordo, mi dovete scusare in questo momento i nomi e i cognomi. Sempre lo stesso.
se ha bisogno... su tre di loro. Fu intervenuto questo intervento aggressivo, mi sembra. Uh-huh. Per aiutare il ricordo, stesso verbale ha dichiarato: mi mossi immediatamente ed agii su piani diversi, diedi ordine di minacciare direttamente alcuni assessori, quali Napolitano Giorgio, Lauritano Luigi e Schiavone Alfonso, e mandai i miei uomini in modo a indurli a non votare la delibera che avrebbe poi reso impossibile escludere gli Orsi per il futuro. Sono questi i nomi? Dottore, ripetete, non me ne ha dato un cotto, sì. Napolitano Giorgio, Lauritano Luigi e Schiavone Alfonso. Dottore, questo è Giacomo Napoletano, no Giorgio Napoletano. Giacomo, quindi si è sbagliato lei, ho capito. Giacomo. Lauritano Luigi. L'altra, che avete detto il nome? Lauritano Luigi. Luigi. No, no, il stesso cognome no, non era una parente. Mm. Non Lauri... mi viene il cognome no. In questo momento. Guida. Però come Napoletano. Guida, mi ascolti. Lauritano Luigi. Sì. No, aveva sentito Napoletano, dottore, esatto, sì. Lauritano e Napoletano. È un altro nome di questo momento. Scusi, ha indicato il terzo nome, Schiavone Alfonso, nel verbale che le ho contestato. E non lo ricordo in questo istante, però se ve l'ho detta è così, perché comunque io avrei minacciato anche il sindaco in persona, non avevo indicazione di minacciarlo in quel momento, se no avrei fatto minacciare anche lui. È facile, io quando mi dovevo incontrare, alcune volte che mi sono incontrato con il sindaco Scalzone, e anche altre volte, svariate volte, io per mandare ambasciata al sindaco, il mio intermediario tra me e il sindaco era proprio il fratello Alfonso, quindi è probabile che se le sta scritte ho mandato a minacciare anche a lui. Senta, ma il di Caterina Emilio lei mi ha detto di aver saputo di questa delibera che doveva essere fatta nell'immediatezza, diciamo in tempi brevissimi. Di averlo saputo da Di Caterina Emilio e Grazia Luigi, ma chi è a costoro, chi gliel'aveva detto tutto ciò di questa delibera? Alfieri, che forse era stato informato dal Ferrara, però dicendo dal Ferrara non mi ricordo in questi istanti, so solo che i due ragazzi vennero a nome di Alfieri e quindi sono venuto a casa mia. Una casa vicina, che poi questa allora a volte mi vennero a avvertire, perché nemmeno loro sapevano dove io dormivo. E senta, loro vennero, che avevano sa Nicola Alfiero Capritto chi glielo abbia detto, se glielo dissero? All'Alfiero Nicola gliel'ha detto, ne ha parlato con Nicola Ferraro. Quindi l'informazione di questa delibera comunale era venuta dai Ferraro sostanzialmente. Dottore, io chiedo scusa, si ripete sempre, sì, che non ricordo, purtroppo. Sì, no, intendo dire. Tempo. Era cioè, per capire, il canale di comunicazione è i Ferraro Nicola, Alfiero Nicola, di Caterina Emilio e Grazia Luigi che lo dicono a lei. Sì, esatto, così è il passaggio. Senta, soltanto per la precisione, lei nel verbale del 29 settembre 2009, glielo rappresento, solo che è stato un po' più preciso, glielo rappresento, lei ha dichiarato. Faccio presente che tutto accadde in tempi rapidissimi. Per la precisione, venne improvvisamente di Caterina Emilio e Grazia Luigi, il fratello di Ferrara Nicolo, venne improvvisamente da di Caterina Emilio e Grazia Luigi, il fratello di Ferraro Nicola, Ferraro Luigi, avvisandomi dell'urgenza a decidere sul comune. Di Caterino venne immediatamente da me a Pesco Pagano e mi riferì l'ambasciata. Io allertai immediatamente i miei uomini per agire, come sopra riferito. Tu, se qualche nome me lo dimentichi, che c'era il fratello di, come si chiama, ecco, del Ferraro. Lei ha citato, diciamo, che era andato da loro Ferraro Luigi. Però quando parliamo di Ferraro Luigi, io non ve l'ho detto in questo momento perché non lo ricordo. Però vi confermo di quella che mi avete letto. Quando interviene il fratello Luigi, cioè stiamo parlando che è un intervento di Nicola Ferraro, perché il fratello Luigi viene incaricato da Nicola Ferraro. Certo, viene a nome del fratello sostanzialmente. Eh sì, e non era un fattore specifico solo del Luigi, perché Luigi Ferraro a confronto di Nicola è un giovanotto, sì come età e sì come esperienza di come
valutazione quantitativa della persona che vale, cioè Nicola è un'altra storia. Certo, senta, sempre qui per la precisione, essendo stato più analitico in fase di indagini, che tipo, se lei se lo ricorda, che tipo di contratto il comune di Castelvolturno aveva fatto con i fratelli Orsi? Un contratto temporaneo, definitivo, se lo ricorda? Quando vi ho detto che loro stavano facendo questa delibera, prima della delibera avevano un tempo che scadeva, diciamo, non saprei dire 3 anni, 4 anni, e quindi scadeva. Invece con la delibera si assicuravano ricordo che una certezza, un decennio di essere sempre allo stesso posto senza fare più gara. Ma prima della delibera c'era una scadenza, che ci sarebbe poi avvenuta un'ulteriore gara. Ma loro con la delibera non si facevano più gare e rimaneva i fratelli Orsi. Senta, lei ha parlato continuamente dei fratelli Orsi. Loro agivano con una società, se sì, quale? Se se lo ricordo. Gli Orsi. Quella avevano pure il nome della figlia, Flora, ma non mi ricordo con esattezza, Lego 4, ma no. Aspetta. Non mi ricordo, però mi ricordo solo il nome della figlia, Flora Ambiente, non mi ricordo, dottor. Flora Ambiente? Non mi ricordo in questo istante. Come? Ha citato Flora Ambiente, perché la figlia come si chiamava? Flora, mi sembra qualcosa che mi dici il nome Flora, però non mi ricordo, Lega Ambiente, perché se non faccio confusione Lega Ambiente, e se vi dico Ego 4 si stiamo parlando del Ferraro o degli Urso, non mi ricordo. Ho capito. Senta, volevo chiedere, allora a questo punto lei ha detto di aver appreso, diciamo, aver mandato al Fiero Nicola, non allo sbaraglio, ma da Cosentino Nicola per le informazioni che aveva sui rapporti di Alfiero Nicola con il vostro gruppo. Mi può indicare, se si concentra, chi è che le parlò nel tempo di questi rapporti, quando lo seppe, che le dissero, citando le fonti laddove le ricordi? Dottor, di quella cosa chiedo scusa. Allora, mi scusi, lei in questo, mentre parlava del fatto che aveva mandato Alfiero Nicola da Nicola Cosentino, ha parlato dei rapporti che vi erano tra di Cosentino e Coronella, mi pare. Sì, da Nicola Cosentino e Coronella. La domanda è rivolta a Nicola Cosentino. Ha parlato dei rapporti che aveva, le informazioni che aveva assunto all'interno del gruppo. Mi può riferire, ricordandole, chi è che gli ha dato queste informazioni, quali erano le informazioni? Insomma, cosa ha saputo dei rapporti tra Cosentino e Nicola e il suo gruppo? Vi rispondo subito, dottor, però voglio dire una cosa. Quando vi ho detto che è venuto Grassia e come si chiama, è di Caterina, da me avvertimi di questo fattore della delibera. E non mi sono ricordato della presenza di Luigi Ferrari. Ma fatto sta che io mi sono mandato a prendere però a Nicola Fiorello, l'ho mandato a Nicola Fiorello dal Cosentino. Rispondendo alla vostra domanda, prima che avveniva questo giorno di minacciare queste persone di questa delibera, tempo prima, già nei primi tempi che sono uscita, si parlavano di tante cose. Quando si è andato più nel dettaglio di perché io ho cercato e ho preso contatto con l'amministrazione di Castelvolturno, non solo per il fattore della raccolta dei fratelli Orsi, ma per i vari lavori, per intromettermi nei vari lavori che venivano fatti della zona di Castelvolturno, per cercare di preparare qualche gara. Beh, mi prendeva le informazioni dove dovevano avvenire grandi opere e quant'altro. E quindi man mano che si discuteva con i vari affiliati, di più che ho parlato del Cosentino e di Coronella, e delle informazioni più concrete su Scalzone, sindaco, mi avvenivano più dal Nicola Fieri, a Bernardo Ciril, Gesù e Fioretta, anziché ragazzi come Di Caterino o Grassia, che diciamo erano molto giovani all'epoca. Sì, e che le dissero? Che le dicevano? Di questi personaggi politici. Sì, e che cosa le dicevano di questi personaggi, queste persone
di questi personaggi, in particolare di Nicola Cosentino? Loro, quello là che ci siamo detto, non vi preoccupate su cosa nostra propria, è avvenuto in questo momento qua, più specifico, dicevo, compà, non vi preoccupate che americana, come si chiama, cioè i Cosentini, amico nostro, che gli amici lo compare, cioè il riferimento a Cicciotta, a Bidognetti Francesco, è stato specifico a questo momento che parliamo dalla De Libre. Però loro avevano sempre parlato, diciamo, con simpatia dello, cioè, quando si è fatto il cenno del Cosentino, che lui era molto amico del Bidognetti, che grazie al Bidognetti che lui era arrivato a un certo punto in politica, favorito del favoritismo che fa la malavita ai politici. Questo glielo disse chi? Questo mi è stato detto sia da Nicola Fiere che da Bernardo Cirill, nello specifico. E c'è stato pure anche Giosuè Fioretti, che era in una cosa, stava sempre insieme a Bernardo Cirill. Questi tipi di particolari, di parlare su queste persone di un certo spessore, non ne parlavo con i ragazzi tipo di Caterino Grassi o altri, ma ne ho parlato con questi qua più grandi di età e più che erano a conoscenza di certi fattori che mi hanno spiegato, sarebbe Alfiere e Bernardo Cirillo. Sapeva se aveva avuto informazioni di rapporti degli Orsi con qualcuno dei politici? Dottor, ripetete. Aveva avuto informazioni, le avevano parlato dei rapporti degli Orsi con qualche politico? Ma gli Orsi, come penso di averlo detto prima, che loro erano più vicini alla corrente di Forza Italia, quindi loro erano più vicini al gruppo che faceva il Cosentino. Che poi si avevano altri rapporti con qualcun altro tra paesani, però che io ricordo in questo momento erano più portate verso Forza Italia. A confronto del Nicola Ferrari, che era il lato opposto, era più vicino al Mastella. Chi è che gli ha detto di questo rapporto in particolare, e in che termini gli ha spiegato di questo rapporto di Sergio Orsi, degli Orsi? Fra il Cosentino e noi. E gli Orsi? No, così, senza una certa importanza, dottore, come devo dire, non è che...